Buonasera a tutti, sono Federico Ungaretti e rappresento RBM questa sera. Innanzitutto vorrei ringraziare Librixia e Confartigianato che per il secondo anno ci hanno dato la possibilità di essere main sponsor di questo grande evento che, oltre che essere di sensibilizzazione, è anche un evento di grande cultura per tutta la città. E quindi farei un applauso prima di tutto per Librixia e Confartigianato. In secondo luogo è un piacere per noi presentare Giuseppe Cruciani e il suo nuovo libro. Non ha bisogno di presentazioni, penso, lo conosciamo tutti. E un grande giornalista, un grande scrittore che presenta sempre le cose in modo molto irriverente, non convenzionale a volte, anzi a suo modo innovativo, un po' come RBM affronta il mercato. Quindi RBM affronta il mercato in modo innovativo, puntiamo sull'innovazione, attraverso la cultura del benessere cerchiamo di arrivare direttamente all'utente nello stesso modo comunicandolo in maniera non convenzionale, così come Giuseppe Cruciani fa con il suo libro e durante tutte le sue trasmissioni. Per questo non vi faccio perdere altro tempo, vi lascio a Giuseppe e presento il suo nuovo libro Via Crux. Buonasera, buonasera. Funziona il microfono? Qui è sempre. Buonasera. Eccoci. Cazzo, allora. Fate qua? 20 e 30 a Brescia, non ci avete cazzo da fare. Incredibile, no? È domenica, è la mia. Veramente, a Brescia abbiamo tante cose da fare. Lavorano domani mattina alle 7, vieni qua, non c'è nessuno. Avete molto tempo libero, come direbbe un mio amico di avventura alla radio. Andiamo avanti. Da dove cominciamo? Comincia tu, io. Comincio sono, io. Sono l'interrogato. Ti faccio una domanda Tanto mi hai assicurato che non mi quereli, giusto? Io non ho mai querelato nessuno in vita mia. Ho querelato. Se dico delle cose con cui non sei d'accordo. Io ho querelato una sola persona, che poi mi ha chiesto scusa, ovviamente non dico chi è, che a me aveva che aveva scritto su un giornale che io ero invitato alle trasmissioni per volontà di qualcuno, che è la cosa più insopportabile. Io posso dire un sacco di minchiate, posso dire delle stupidaggini, ma le dico perché. Perché le dico? Perché le dico io, non perché qualcuno mi paga per dirlo o perché sono capito, in qualche modo prezzolato da qualcuno. Per cui l'unica volta che ho querelato qualcuno che poi mi ha chiesto scusa e ho cancellato e ho ritirato la querela. Quindi io non sopporto i tribunali, le querele, poi ne parleremo. Non c'era quel qualcuno allora? Eh? Non c'era non, quel non corri questo pericolo. La prima domanda che ti faccio è se ci fai o se ci sei? Vabbè, ma era una domanda che mi fanno da 15 anni, per cui figurati. Ma qui forse a Brescia è prima facile. Nel senso che quando uno legge questo libro, io ho detto ai giornali prima che cominciasse Librixia, quando abbiamo fatto la conferenza stampa, guardate il libro di Cruciani, o lo buttate via dopo che siete arrivati alla 20ª pagina, oppure vi ci innamorate. Quindi immagino che qui ci sia nel pubblico chi è un grande fan e ci sarà anche chi non lo è, ma mi importa poco. Ma la domanda è vera, nel senso, questo modo di scrivere che hai, prima di entrare dentro il contenuto, estremamente forte, questa voglia di dire le cose anche pesantissime, sono quello che tu sei dentro o c'è dietro anche qualche cos'altro? No, sono, quando mi fanno questa domanda se ci sono oppure recito, a parte che non ti direi mai recito perché sarebbe ridicolo dire recito, sarebbe come scoprire un trucco, diciamo, no? Però a parte questo io credo che non si possa stare sulla breccia radiofonica da tanti anni fingendo, o comunque nel mondo della comunicazione, per cui no, io sono esattamente quello che, come mi senti alla radio, come mi vedete in televisione, come scrivo in maniera assolutamente poco letteraria e per nulla, diciamo, tradizionale, e come adesso ho iniziato a parlare in teatro, cioè sono spesso diretto, senza fronzoli, senza grandi, come dire, velleità letterarie, ma semplicemente cerco di dire quello che penso in maniera la più comprensibile possibile. Poi dipende dagli argomenti, insomma, ovviamente, per cui no, sono così, cioè, ci sono. Cioè, ma l'utilizzo di un linguaggio, scusa se uso questo termine, volgare, è voluto o fa parte del tuo modo di esprimerti? Ma la volgarità, nel senso, no, c'è dentro la volgarità questo non esiste, cioè è una grande
una grande fake questa roba qui, una di quelle robe che mi rimproverano sempre, ma la volgarità fa parte di ognuno di noi in mille occasioni. Io ho cercato di riprodurre alla radio e anche in questo libro, che poi è più o meno i pensieri che io esprimo alla radio ogni settimana, cioè ogni giorno, quello che è i discorsi che facciamo quando non abbiamo la veste ufficiale, quando non ci mettiamo la giacca, la cravatta e quando non siamo in ufficio, i discorsi che possiamo fare davanti alla macchinetta del caffè o in un bar. Io li ho portati, quello che pensiamo noi tra gli amici e abbiamo paura di dire in pubblico qualche volta, oppure non vogliamo dire in pubblico per non scoprirci troppo. Io li ho portati prima alla radio e poi in tutte le cose che faccio, ovviamente li modulo a seconda dell'ambiente in cui sono, cioè non posso andare in televisione in un contesto diverso a utilizzare lo stesso linguaggio. La volgarità è una roba che mi appiccicano addosso, che io mi prendo, me ne fotto, che mi accusano di essere volgare, ma io utilizzo delle parole che sono considerate turpiloquio, ma il turpiloquio, se andate a vedere la storia del turpiloquio, appartiene agli antichi romani, ai greci, a un sacco di persone molto più illustri di me. Allora, ovviamente tu sei ospite, uno, come ben vedi dalla sala dei più attesi di Brixia, sei già stato ospite qui qualche anno fa. Anni fa, prima del ti avevo sempre intervistato io, però era un libro contro i vegani, se non sbaglio. Sì, era un libro su una mia antica battaglia contro l'estremismo vegano. Sì, adesso non è che sei diventato vegano nel frattempo. No, ma figurati, no, solo che poi le battaglie iniziano e finiscono, no? Io ho fatto una battaglia contro l'estremismo vegano quando mi sembrava che ci rompessero troppo i coglioni su come dobbiamo mangiare, sul fatto che mangiare la carne portasse alla fine del mondo, sul fatto che chi mangia la bistecca era considerato e viene ancora considerato dai vegani una specie di inquinatore e tutte queste stupidaggini qui colossali. Io le ho combattute con le mie armi, che non sono quelle di spiegare scientificamente il contrario, di quello me ne frego, ma di ridicolizzare quelle posizioni e di in qualche modo di sbeffeggiare quelle persone, soprattutto nei loro estremismi, e questo li fa andare fuori di testa, come faccio adesso con quelli che ho soprannominato e ho ribattezzato di ultima degenerazione invece di ultima generazione, che sono questi stronzi che occupano le strade o che imbrattano i documenti. Io non dico che sono, io non gli do legittimità, è quella che li fa andare fuori di testa, perché io li faccio parlare e poi dicono: ma tu non hai capito un cazzo, fatti gli affari tuoi, non rompere i coglioni alla gente che va a lavorare e non occupare la strada. Se pensi di convincermi che il mondo può finire tra 100 anni, per me dici delle stupidaggini colossali. Ma non entro nemmeno nel merito, perché tanto loro pensano di avere comunque ragione, di essere portatori di verità assolute. Utilizzo una tecnica che è quella dello sbeffeggiamento continuo di queste persone, e per cui questo li fa impazzire, capito? Cioè li fa andare fuori di testa ed è questa la mia tecnica con loro, perché sai, è difficile controbattere a quelli che ti dicono che il 99% degli scienziati ti dicono che è la colpa dell'uomo del riscaldamento climatico. Io dico che anche l'1% che pensa il contrario deve essere rispettato e che loro non hanno ragione a prescindere, per cui questo è il mio atteggiamento che ho anche nei confronti dei vegani. Poi torniamo sul riscaldamento climatico, nel senso che tu però parti dal... Allora, questo libro nasce con un sottotitolo molto evidente, dici contro il politicamente corretto, dici che il politically correct, posso dirlo in inglese? No, è orrendo in inglese. Perché è una frase inglese, non, sì. La traduzione italiana fa ridere, ma in realtà nasce nella cultura anglosassone, il politically correct. Dice che è la morte della democrazia, tu dici sostanzialmente. Sì, assolutamente. La morte dell'individualismo, la porta della possibilità delle persone di esprimersi in modo assoluto e libero. Sì. No? Questo è il tema su cui si aggancia poi il libro e da lì parte con tutta una serie di espressioni non politicamente corrette, secondo il tuo punto di vista, su temi anche pesantissimi, nel senso che potrebbero vedere, come si dice, molti anche inalberarsi, no? Rispetto alle tue posizioni. Spiegaci questo concetto. Allora, oggi, adesso andiamo un po' con esempi concreti, sennò la gente si annoia. Allora, oggi il politicamente corretto è rappresentato dalla comunità LGBTQ+, o come cazzo si chiama. Già il fatto che ci sia una comunità che si chiama LGBTQ+, e tutte queste sigle, sono è la morte... Sono le varie declinazioni. Sì, ma non me ne frega nulla, lo so benissimo che sono queste, ma è la morte della liberazione omosessuale. Cioè il movimento di liberazione omosessuale è nato per liberare l'individuo dall'oppressione e dalla discriminazione. Aver creato per ogni declinazione sessuale, anche se tu sei per 6 mesi bisex, per un mese quello, hai una tua figura
da burocratizzare in una sigla, lo trovo una cosa terrificante, quasi nazistoide, cioè di voler mettere per ogni declinazione sessuale una sigla. Lasciamo perdere questo. Poi se tu non aderisci a quell'agenda, in pieno a quell'agenda, che significa fondamentalmente che cosa? Riconoscere il matrimonio omosessuale, riconoscere che l'uniche, che non ci sono famiglie, ma tutto è famiglia, eccetera, eccetera. Quello che peraltro è anche la tua agenda. È la mia posizione in parte, perché io sono favorevole all'adozione, sono favorevole al matrimonio come in Spagna, dunque meglio che in Italia. Sono persino favorevole all'utero in affitto, te la dico grossa, e però penso che abbia legittimità, piena legittimità, e non vada identificato come omofobo, come invece succede adesso, quello che pensa, e lo pensano in molti, che se noi siamo qui è perché il mondo è per la stragrande maggioranza eterosessuale, perché trionfa l'eterosessualità e il mondo va avanti perché c'è la madre, il padre e dei figli, perché la famiglia che lo Stato appoggia è quella formata da un padre, da una madre e da dei figli. Poi ci sono tutti i diritti possibili e immaginabili, ma la famiglia tradizionale è quella che porta avanti il mondo. E io lo dico da uno che non, cioè, per me la famiglia è tante cose, però ormai chi dice che la famiglia tradizionale porta avanti il mondo, che lo Stato deve appoggiare soprattutto la famiglia con i figli, viene dichiarato omofobo. Questa è l'agenda del movimento LGBT ed è quello che io combatto, la libertà di pensiero anche di quelli che pensano e sono la stragrande maggioranza e non sono omofobi, che adottare un bambino da parte di una coppia omosessuale non ci sta, per me lo possono fare, però capisco chi dice che prima le coppie etero e poi le coppie omosessuali, capisco chi dice che la famiglia da proteggere di più è la famiglia tradizionale uomo-donna e non quella due uomini e due donne, perché il mondo va avanti grazie all'eterosessualità. Poi se vogliamo che il mondo si autodistrugga col siamo tutti, capito, va bene, però il fulcro della società è quello della... Ma io facendo questi discorsi passo per tradizionalista che non sono, invece sono uno che parla in maniera guardando la realtà. Ma invece oggi sostenere queste posizioni sei omofobo, fascista, razzista, vuoi discriminare gli omosessuali, cioè questa è la cosa ridicola. Cioè io penso che la famiglia da proteggere per lo Stato in primis sia la famiglia formata da uomo, donna coi figli, cioè, perché quella è la realtà che ci troviamo davanti, non è che siamo qui per caso, siamo qui perché c'è questo tipo di realtà, se uno poi la vuole negare neghiamola, per carità, cioè, quello è quello. Beh, non necessariamente però legarsi alla famiglia tradizionale eterosessuale esclude che esistano altri tipi di famiglie. Ma infatti, no? Ma figuriamoci, perché nel mondo occidentale, cioè, nel la mondo... famiglia basata sull'amore, quella non c'è secondo te? Certo, ma io sono il primo a dire che esiste. Potrebbe essere una famiglia non eterosessuale. Tu lo sai dove sono, in quali sono i paesi che negano questa cosa qua? Sono i paesi islamici. Nei paesi islamici contro cui le associazioni LGBT non si battono mai, mai, se non in maniera sporadica, marginale. Sai questo signore che giustamente Israele ha fatto fuori l'altro giorno, Nasrallah? Oggi venendo qui in treno sono andato a riscoprire alcune dichiarazioni fatte. Voleva i gay morti bruciati vivi, questo diceva questo Nasrallah. Sì, per non, cui non era proprio Biancaneve Nasrallah. Il mondo da combattere per l'associazione LGBT non è né la Meloni né il centrodestra né la svolta autoritaria in Italia dove non c'è nessun pericolo per gli omosessuali, sono i paesi islamici, è lì che bisognerebbe incatenarsi per i diritti degli omosessuali. Questo è i pericoli per il mondo omosessuale vengono dalla società islamica, da alcune società africane tremendamente arretrate, da alcuni contesti che ancora considerano gli omosessuali come delle persone che fanno peccato e dunque ne conseguono reati eccetera. Ma qui in Italia i diritti ormai sono riconosciuti, se ti dichiari omosessuale, se fai coming out ti proteggono più di un qualsiasi operaio dell'Italsider licenziato, cioè, quindi secondo te... gli operai licenziati non li protegge nessuno, gli omosessuali ti portano un pane in un palmo di mano e non ti può toccare nessuno, cioè prova a licenziare oggi un omosessuale in un'azienda, che ti succede per motivi anche, prova a vedere che ti succede. Se uno dichiaratamente omosessuale lo licenzi, questo gli può fare causa per qualsiasi cosa, dai. Questa chiariamo, è la non può essere licenziato perché, perché è omosessuale, o lo si può licenziare perché è omosessuale? Fammi per capire. Me, guarda, l'ho sentito un bravo. No, ma il bravo è perché io dico una cosa... Cioè chi ha detto bravo perché, perché se lei, le persone ha, sanno se lei è un omosessuale lo licenzia? Perché quelle, no, ma figure, perché devo, io per me, le persone... Per me le persone
non devono essere, io non distingo tra omosessuale, eterosessuale, trisessuale, cioè, dicendo che è più sto protetto, dicendo che questa follia che della dichiarazione protetto di distinguere le persone, voluta e imposta nel discorso pubblico dalle associazioni LGBT con i coming out, io so Procio, io so Ricchione, io so Finocchio, anzi questo non si può dire ma io lo dico, poi vi spiegherò perché, è una cosa voluta dalle associazioni LGBT in cui non si capisce perché uno ogni volta che c'è un coming out applausi, applausi, ma le persone non si possono distinguere in base alle loro preferenze sessuali. Io quando parlo a una persona, quando incontro una persona, mica gli chiedo se va con le donne, se va con gli uomini, eccetera. Ascolto quello che ha da dire e lo giudico in base a quello che ha da dire. No, oggi la società si distingue in fatto, tu che sei, omosessuale o eterosessuale? Ed è una follia totale, cioè questo Parliamo di questo perché c'è un capitolo intero, no? Contro il gruppo, contro questa, ci mancherebbe tu la altro chiami la cultura LGBTQ con tutte le sigle che hanno. Ma le parole a volte non uccidono? Ma le parole possono uccidere, non c'è dubbio, però siamo rimasti, guarda, oggi i principali collaboratori e esecutori del politicamente corretto sono diventati i tribunali della Repubblica Italiana. Ti spiego perché, ho incontrato, ti faccio un esempio che può entrare in contrasto con quello che penso e quello che dico, ho incontrato il mitologico generale Vannacci a Forte dei Marmi prima del mio spettacolo alla fine di agosto, meno di un mese fa, anzi no, un mese fa. Mitologico? Perché? No, mitologico così, ma non in senso positivo o negativo, perché è entrato nella mitologia, diciamo, nell'ultimo anno di del racconto di questo paese. L'ho incontrato e gli ho detto, generale, lei ha fatto una minchiata. Lei ha querelato Bersani perché le ha dato del coglione. Ho detto perché? Perché lei è per il free speech, lei è per la libertà di pensiero, non può andare in tribunale perché qualcuno le dà del coglione. Capisco che ti hanno detto di tutto, le hanno detto di tutto, fascista, razzista, pezzo di merda, stronzo, colpista, filo russo e più ne ha più ne metta, però se ti danno del coglione o gli ridai del coglione oppure lasci perdere, perché non si può intasare il tribunale per decidere se la parola coglione è una parola diffamatoria o no. Ormai siamo arrivati, ho detto, dovevi lasciar perdere perché è in contraddizione con quello che pensi, che è la libertà di espressione ai massimi livelli. Allora qual è il confine, uno dice? Il confine lo decide il tribunale, può decidere se tu diffami una persona o no. Ma ripeto, i tribunali sono diventati impraticabili da questo punto di vista. Nel libro cito, forse l'hai notato, il caso di un leghista, ma io dico leghista ma potrebbe essere uno qualunque, prima ho citato Bersani che ha dato del coglione, uno di sinistra che ha dato del coglione a Vannacci, io cito nel libro un leghista di toscano che è stato condannato per diffamazione aggravata per aver detto che l'Arcigay vuole imporre la cultura finocchista nelle scuole. Questa è la frase: l'Arcigay vuole introdurre, nemmeno imporre, la cultura finocchista nelle scuole. È stato condannato per diffamazione aggravata perché ha utilizzato la parola finocchio fondamentalmente in modo negativo, a parte che in quel caso non era negativo perché la cultura finocchista è un termine, però la parola finocchio non, secondo un tribunale della Repubblica, non secondo me, non si può utilizzare perché secondo loro è offensiva. Ora io dico, la parola finocchio è stata creata, è stata trasformata in senso offensivo da noi, dalle associazioni LGBT, perché invece è una parola straordinaria. Vi ricordate, amici miei, con quelli che davano a dare lo schiaffo sotto il treno? A un certo punto c'è l'ingegnere che dice: ma perché non siamo nati tutti finocchi? E nessuno ha avuto niente da dire, nessuno cioè abbiamo trasformato le parole in una specie di caserma in cui dobbiamo stare attenti a come le pronunciamo, soprattutto a quale parola utilizziamo, mentre la parola finocchio è una parola straordinaria, ma sarà meglio finocchio di gay, che è una parola senza spirito, senza verbo, senza anima. Finocchio è tutto, uno straordinario ortaggio, e gli omosessuali dovrebbero essere orgogliosi di essere chiamati finocchi. Ma ci sono tantissimi modi popolari che sono stati trasformati in una specie di follia che finisce spesso in tribunale. Cioè, io, vedi, anche la parola frocio, che però qui abbiamo avuto un salvacondotto, attenzione. Cioè io adesso ho consigliato agli avvocati del Sole 24 Ore, ma anche agli avvocati di tutti quelli che sono finiti in tribunale, che abbiamo una carta vincente. La carta vincente è Sua Santità Giovanni, come si chiama? Però che non ha l'uso della lingua italiana particolarmente. Le parole di Bergoglio, le parole di Papa Francesco sono il nostro salvacondotto tribunalizio. Cioè la prima volta ha chiesto scusa sulla frociaggine.
la seconda volta ha reiterato e non ha chiesto scusa. Eccoci qua con le carte, con gli audio, con le parole mai smentite del Papa per andare in tribunale e dire: il Papa parla di frociaggine, non ci rompete i coglioni. Se lo dice il Papa, lo possiamo utilizzare pure noi. Ma poi siamo circondati da amici miei omosessuali che utilizzano tranquillamente la parola frocia. Certo, se poi aggiungi frocia di merda, frocia del cazzo, ti voglio bruciare vivo, quello è un altro discorso. L'importante è le parole, come le usi, cioè il modo in cui le usi, ma anche in quel caso, ma sti cazzi, siamo circondati da persone che si sentono offese ogni giorno, ci sono VIP che hanno tutto il modo per proteggersi, ogni tanto escono fuori per farsi pubblicità perché sono un po' in declino, abbattetemi se dovessi farlo anch'io, ma non lo farò, che a un certo punto leggo home page del Corriere, home page di Repubblica, sono vittima di un odio social. Poi vai a vedere e ci stanno 10 commenti di 4 stronzi che ti dicono: muori tu e tutta la tua famiglia, devi morire di cancro. E uno dice: ma perché è un problema sociale quello là? Se ti riempiono di insulti, chiudi internet e non rompi il cazzo. Cioè, non leggere i commenti, chiudi i commenti, non è un obbligo stare sui social, su Instagram. Tu nel libro perché dici dovrebbe che essere un problema di cui ci occupiamo noi? Se una stronza qualunque ti dice: ah, sono vittima di odio social perché mi dicono che sono cicciona, ma sti grandissimi cazzi, chiudi i commenti e non ci rompi il cazzo. Cioè, non è un problema mio, suo, lei, di lei, eccetera. Invece questi vogliono che questa roba qui diventi un problema della società, cioè diventi un problema in cui lo Stato deve intervenire e fare una legge per rendere internet pulito. Ma ti rendi conto? Questi vogliono, che è una cosa pericolosissima, perché tu inizi da questi che dicono devi morire di cancro, ma non sai dove finisci. Per mettertela un po' alta, lo cito nel libro, tanti anni fa un signore ebreo in uno Stato americano si trovava di fronte a un bivio, ebreo reduce dall'olocausto, autorizzo o no nel mio paese una sfilata di neonazisti col cappuccio? Adesso lo tiro dentro. Di neonazisti col cappuccio, se no era inquietante, era tipo la polizia qua presente a controllare. Allora, c'era questo tizio che dice, è tosta perché sai, uno come lui era che faccio, mobilito le mie associazioni per bloccare, e lui ebbe un'intuizione geniale che poi diede il via a alcune leggi sul free speech in America, che era quella di dire: ma in fondo siamo tutti contro il razzismo, contro il nazismo, eccetera, è vero, esistono i razzisti, ancora esistono i nazisti, ma è meglio farli esprimere oppure e controllarli, dunque sapere chi cazzo sono, farli sfilare con noi. È una cosa che vi dirò che si può applicare pure a questa manifestazione negata palestinese il 5 ottobre a Roma. Io sono favorevolissimo a questa manifestazione, anche se fatta da estremisti odiatori di Israele. Io sono favorevolissimo al fatto che poi le autorità decideranno, eccetera, eccetera. Però più o meno la stessa cosa. Cioè, controllarli è molto meglio di reprimerli. E poi a livello di principio, quello è il dilemma su cui era in cui si trovava questo ebreo, le posizioni più estreme è meglio che si esprimano, oppure dobbiamo mettere un poliziotto del pensiero che dice: questo sì, questo no, questo è troppo estremo, quell'altro non è troppo estremo, è meglio non farli parlare? E lui disse: l'orrore, il nazismo, il razzismo si combattono con le idee, non si combattono con la repressione, quando si parla ovviamente non di azioni, si parla di parole. E io la penso così, penso che sia meglio che queste persone esprimano le loro opinioni, contrastate duramente, e facciano il cazzo che vogliono. Vogliono andare in piazza a dire che Israele va eliminato, andassero in piazza per applicare qualcosa all'oggi, diciamo, no? Piuttosto che alle cose degli anni 70. Sono per la libertà di espressione la più ampia possibile, cosa che in Europa è un po'
come ti ho detto, è un po' sì, in anche pericolo. Se il tema della libertà dell'espressione ha un punto di domanda. Qui a fianco a te non c'è la Digos, ma c'è un assessore. La Digos, per fortuna, c'è qui intorno. La Digos è qui intorno, comunque. Viva la Digos, perché viva tu la hai polizia, tanti amici, ma anche tanti nemici, anche se sei Digos, maledettamente simpatico. La polizia, no? È difficile, no. Che non riesco a capire perché hai nemici, nel senso. Beh, c'è qualcuno che però ha come nemico la polizia, cioè, eh? Qualcuno che invece ha come nemico la polizia, spesso, è quello che io spesso combatto. No? Comunque... E ci sono politici che non condannano abbastanza quelli che picchiano la polizia in piazza, sempre. Ci sono politici e movimenti che non condannano abbastanza i poliziotti picchiati in piazza spesso durante le manifestazioni da quattro imbecilli. Vabbè, andiamo avanti. Sì, c'è anche il contrario, per cui qui potremmo allungarci. Il contrario è l'uso della forza, il contrario certo che c'è, l'uso della forza che è in mano allo Stato, e sai, è anche tosta fare il servizio d'ordine quando tu in Italia non puoi dare una manganellata perché altrimenti ti portano davanti a una sezione disciplinare o ti devi trovare un avvocato, è molto tosto, è molto complesso. In Italia la polizia ha le mani legate. Uno può dire giustamente, a torto, la polizia in Italia ha le mani legate. Io non sto dicendo che deve dare manganellate a cazzo di cane, sto dicendo che in Italia la polizia ha le mani legate. Poi i singoli episodi ci sono stati, adesso non stiamo qui a rimbancare. Sai, potremmo singoli... tirare dentro Black Lives Matter, nel senso, dove non ha troppo le mani legate. Non mi pronunciare Black Lives Matter, perché io davanti ti lascio, no, ti torno, voglio coinvolgere l'assessore che su un tema aveva, come si dice, una sua desiderio di interpellarti. Assessore, cioè, ma sul fatto... Sì, anche perché è questa manifestazione fatta dal comune, per carità di Dio. Voglio dire, ma voglio dire, lui che è assessore, voglio dire, alla cultura, assessore, giusto? Alla turismo e marketing. Lei è centrosinistra o centro-est? Centrosinistra. Bene. Niente contro, io no, però Brescia è governata da centrosinistra da tantissimo tempo. Per carità tempo. Di Dio, ma, ma è proprio per questo che viva la democrazia. È per questo che sei stato invitato. Perché è del PD? No. Di che? Di niente, nessuna lista civica. Lista civica, vabbè. Avrà qualche preferenza? Ma, sì, certo, assolutamente di centrosinistra. Per chi vota lei? A livello nazionale? Sì. Ma l'ultima volta ho votato PD. Sì, ma mica è un delitto. No. Lo dice come se fosse una no, cosa, però una cosa verrebbe, confuso con il ruolo locale che ho. Non ma è no, ma te. Perché non lo voglio mettere in difficoltà. Lei ha votato, lo diciamo chiaramente, all'ultima elezione ha votato PD. Assolutamente sì. Facciamo un applauso, ha fatto un cambio. Vabbè, d'altronde la coalizione di centrosinistra in questa città nelle elezioni recenti ha preso una percentuale quasi bulgara. Io ricordo un vecchio sindaco. Evidentemente che era... le persone giudicano anche in base carità, a quello che le persone fanno, io non sono tanto l'ideologia, no? Voglio dire. Assolutamente, io sono per la. Infatti, non ho parlato di. Come scusi? Glielo volevo chiedere io se la dice. Lui viene io, invitato io ho in votato, TV. Ho votato nella mia vita, ho votato molte volte il centrodestra. Molte volte il centrodestra. E ti lamentavi però di essere... Ho votato una volta il PD a Milano alla provincia e ho votato, ma io l'ho sempre detto, amico, non mi sono mai fatto problemi, e tra l'altro trovo molto ipocrita che i giornalisti non si esprimano per chi votano, perché per me il voto inizia e finisce nel momento in cui voti, non è che ti è un timbro che c'è in faccia, no? Cioè, il mio collega di radio Parenzo mi dice no, ma votare, voti un mondo culturale, un modo di votare ti classifica. Io ho fatto mi classifica e mi classificheranno, chi se ne frega, ma io posso votare, avrei votato Renzi tranquillamente un anno, lo avrei votato tranquillamente, poi tu mi dirai non è di sinistra, sì può essere, ma comunque avrei votato Renzi, ho votato tante volte Berlusconi, ho votato Berlusconi una volta nel 94 nel mio collegio elettorale tantissimi anni fa a Roma, ma io spesso voto per vedere la rabbia di chi perde. Cioè io voto perché contro quelli che mostrificano le persone, cioè Berlusconi era talmente mostrificato dall'altra parte, no? Gli dicevano le peggio cose, mafioso, ladro, corruttore di donne, di uomini, di qualsiasi cosa, tycoon, infame, uomini, no? Conflitto di interessi, quello che vuoi, giusto o sbagliato che sia, non giudico, però l'hanno mostrificato, non c'è dubbio. E io votavo Berlusconi per vedere la rabbia il giorno dopo di quelli che perdevano. È una cosa che mi faceva godere e tuttora mi fa godere tantissimo. Un paio di volte ha perso anche lui. Torniamo all'assessore che aveva un tema sulla libertà. Sì, perché scusi, il tema vero, che te lo anticipo io ma che ti dirà lui, è se la libertà di espressione deve trovare un limite da qualche parte. Perché a volte la libertà di espressione genera qualche disastro. Tema largo. È largo, sì, ma è il tema del tuo libro, però. Vast program, avrebbe detto no, qualcuno. Però adesso, concretamente, il libro è fatto secondo me in due parti.
una prima parte che si concentra di più su questo valore della parola, sul tema della libertà di potersi esprimere, che però va via via, più o meno secondo me, posizionandosi invece su una, ancorché libera, espressione di idee che sono molto più vicine a quello di essere idee politiche. E quindi quell'espressione di una parola libera poi in qualche modo prende una declinazione. Io credo che, rispetto anche a quello che ci siamo detti, che vi siete detti prima, anzi perché io ero spettatore quanto loro, se quella persona sui social network viene insultata perché è grassa, perché è omosessuale, perché è altro, no, non deve spegnere il profilo perché altrimenti sono un po' cazzi suoi. Perché credo che lì si stia manifestando qualcosa che si vada oltre il tema di come gestiamo le nostre libertà di espressione, ma vi sia semmai una prevaricazione. E il problema è che, proprio per come l'hai espresso anche tu, e siccome esistono nella società maggioranze e anche delle minoranze, queste evidentemente hanno bisogno anche di alcuni strumenti per potersi posizionare e difendere quelli che sono evidentemente diritti o situazioni che loro vedono lesi. Però il tema è quindi domandarci se c'è un limite in termini di espressione. Io sono sufficientemente d'accordo che esiste un pericolo quando ciò arrivi alle procure, a un livello di procure, perché effettivamente significa che la società non è stata in grado di in qualche maniera veicolare un confine entro cui potersi muovere. Però esiste anche un altro tema, che è la scelta. È vero, magari certe cose si possono dire, ma si possono anche scegliere di non dire. È probabilmente questo scegliere di non dire è altrettanto battagliero rispetto a quanti lo dicono, perché è molto semplice magari banalizzare, e possiamo anche ricondurre a tante fattispecie che effettivamente poi, prese in termini semantici, possono non avere un valore specifico, ma poi la società le declina, questi valori, queste parole hanno un peso nella società, che è un peso mutevole, perché alcune parole, come nella cinematografia, nella musica, quant'altro, si potevano dire, a un certo punto non si sono potute dire più, ma non perché l'hanno detto la procura, perché una società probabilmente ha fatto un certo tipo di percorso. Forse abbiamo imparato anche a dare un peso alle parole. Poi io non sono un fan degli asterischi, non sono un fan delle schwa, quindi intendo dire, altre tematiche che tratti nel tuo libro sinceramente mi trovano, non dico d'accordo, però effettivamente non mi scaldano. Però non si può dire sono cazzi tuoi quando una persona viene offesa sui social, e rinchiuditi nel tuo angolo perché tanto la società così ha deciso, perché questo non credo sia il paradigma entro cui ci dobbiamo muovere, e lì le parole hanno un peso, e questo peso credo che debba essere anche confinato entro quello che è un esercizio di educazione per alcuni, di decenza di altri, di morale di altri ancora, di etica probabilmente, però ci deve essere. Allora, sono parole... Sono parole belle, che prefigurano un mondo perfetto che non esiste. Io lo capisco, cioè avere, come dire, avere l'intenzione di sanzionare, tra virgolette, poi tu hai parlato di non tribunali, se non ci sono i tribunali, però non capisco, perché ho parlato del fatto che molte cose finiscono in tribunale oggi, per cui io di quello ho parlato. Non ho detto che queste cose sono accettabili. Ho detto che molte cose finiscono in tribunali, però francamente l'alternativa non esiste, cioè l'alternativa è la repressione della libertà, perché tu quando metti dei paletti, e questi paletti sono sempre di più, perché ti ripeto, sono sempre di più, perché tu dimmi qual è l'offesa se tu usi la parola finocchista o finocchio, ma ti posso fare altri 100.000 esempi che riguardano anche parole o insulti veri e propri. Noi siamo diventati una società vittimistica, una società in cui tutti si sentono vittima di qualcosa, in cui il confine tra la stupidaggine, la goliardia, anche l'insulto e la gravità di questa roba è deciso dalla singola persona che si sente vittima. E pretendiamo che il nostro sentirsi vittima, cioè il fatto che singolarmente ci sentiamo vittime di un insulto, di una roba che sta sui social, in cui noi non siamo obbligati a starci, ripeto, non siamo obbligati, non è che te lo dicono davanti alla classe, a una classe di persone, tu sei sui social per tua scelta, ti sottoponi a un giudizio pubblico aprendo i commenti e ti becchi tutto quello che ricevi. Se non vuoi beccare tutto quello che ricevi, hai tutti i modi per non aprire i commenti, per limitare i commenti, per non stare sui social, eccetera, eccetera.
Per cui se ti becchi delle parolacce, degli insulti, perché la gente che fa queste cose esiste, esisteva, esiste ed esisterà. E l'opera di pulizia morale che qualcuno vorrebbe fare è solo non perché tu sicuramente sei sincero, pensi che il mondo possa migliorare evitando di dire pezzo di merda, coglione, stronzo, muori, mi stai sul cazzo, eccetera, eccetera, ma non migliora il mondo così, non migliora tarpando la libertà o punendo o rinchiudendo in gabbia quelle che sono espressioni dal sen, come si dice, uscite. Cioè il punto è che il vittimismo di oggi spesso finisce in tribunali, burocrazia e non serve a nulla, perché non a caso siamo sempre nell'emergenza social, emergenza hater, eppure abbiamo rafforzato le leggi, punito la gente che ti dice stronzo su internet, ci sono persone conosciute che hanno fatto di questa roba qui un loro profilo personale. Guardiamo persone, cioè non voglio fare nomi per non riaprire polemiche, persone che hanno un rango istituzionale che a un certo punto ho raccolto un dossier così di odiatori, sei li ho portati in tribunale e hanno pagato, tutti ad applaudire. Qual è il risultato? Che c'è ancora più odio. Significa che queste cose qui non servono a un cazzo, servono a quella persona lì per profilarsi come persona odiata su internet da un gruppo di persone. Questo è il punto, per cui la questione è che siamo diventati una società in cui l'insulto, che una volta ci ha fatto anche bene, quando eravamo ragazzini ho preso tanto di quell'insulto, ma anche in un'età più avanzata, non mi sognavo nemmeno lontanamente di portare questi insulti a un livello che non fosse un rapporto interpersonale. Invece noi pensiamo che gli insulti che riceviamo debbano essere un problema della società, è quello che io trovo ridicolo. Poi, per carità, se uno pensa che il mondo ha un mondo straordinario, fatto di rose e fiori, abbracciamoci tutti, e vabbè, uno pensa, se tu hai questa ambizione, io penso che se lo Stato ha questa ambizione è uno Stato che mi fa paura, cioè lo Stato che vuole essere, capito, una specie di culla di ognuno di noi mi fa orrore, cioè uno Stato che sì, inizia a punire quello e poi finisce quello che per punire idee che no. Guarda il periodo del Covid, se noi dicevamo che i vaccini non dovevano essere obbligatori per una certa, così eri considerato un traditore della patria ed c'era gente convinta che fossi un traditore della patria se non ti vaccinavi. E questo è il politicamente corretto, quello di adeguarsi a un unico filone di pensiero, e quello è il passo per dire, se tu non pensi che Vannacci sia un figlio di puttana sei un traditore della patria, è la stessa, cioè alla fine lo stesso spirito censorio che c'è sulla singola parola si può applicare a tante cose. Scusami. Senti, tu dici problemi. Prima di dare la, sicuramente avrà da replicare, ma siccome dobbiamo presentare un libro e non fare un dibattito, nel senso, tu però nel libro dici due cose pesantissime, dici, su cui io non concordo affatto, però liberissimo di dirle, dici che l'odio è uno dei motori del mondo, perché reprimerlo? E poi dice l'egoismo è un altro dei motori del mondo, perché reprimerlo? Tu sei in una città che è maestra di altruismo, perché se c'è una città, Brescia, dove la solidarietà, l'impegno sociale, il volontariato, eccetera, eccetera, che dimostra tutti i giorni di non essere egoista, è questa. Allora, vuoi dare una misura a queste parole che hai detto? Perché sai, quando tu... verba volant al bar sport, ma scripta manent, scritta in un libro, nel senso, se uno legge questa parola qua ed è un fanatico, dice c'è uno come Papa Francesco ti ha giustificato la frociaggine, Cruciani mi ha giustificato l'odio. Ma io non ti sento una responsabilità su questo? Ma scusami, no, perché io ho fatto una fotografia della realtà, cioè c'è l'amore e c'è l'odio, cioè esiste l'amore in quanto esiste l'odio. E odiare qualcuno, quello in prima fila perché mi sembra uno stronzo, quell'altro perché quale, scusa, ma non lo so, per dire, quello voglio chiarire. Lui? Odiare, ti vuoi alzare? Io non odio. Ti puoi alzare così vedono tutti chi è lo stronzo? No, è lui. Però per dire, odiare uno perché io tra l'altro sono il primo, io non odio nessuno, peraltro. Lo so, si sa che non odio nessuno. Non sono... Noi diamo per scontato che tu non faresti male una mosca. No, okay? Ma non sono un problema una mosca, concetto. Sono un pacifista a oltranza dal punto di vista, diciamo, non ho mai messo le mani addosso a nessuno, eccetera. Però ti dico una cosa, che l'odio fa parte della natura dell'essere umano, per cui l'odio ha una sua legittimità, poi dipende come lo estrinsechi questo odio, no? Cioè l'odio, non ne possiamo fare a meno dell'odio, come non possiamo fare a meno dell'amore. Uno è un, non dico che è un motore del mondo, è una delle cose che fa
diciamo, che appartiene all'essere umano, che non possiamo eliminare. Quando qualcuno dice voglio eliminare l'odio, ma come fai a eliminare l'odio? È come eliminare un sentimento. Dunque è più una questione di principio, non è che amo gli odiatori. Cioè c'è gente che durante la pandemia odiava Speranza, e va bene, c'è gente che oggi odia la Meloni. Gli stessi che odiano, che dicono che l'odio va combattuto, sono gli stessi che odiano la Meloni, ma magari non lo dicono esplicitamente, ma odiano la Meloni. Gli stessi che ti dicono che l'odio è un sentimento negativo che va combattuto, che sono bonisti, pacifisti, odiano la Meloni. Dentro di loro non lo esprimono, lo dicono. Per cui è un sentimento che appartiene a ognuno di noi, che non si può eliminare. Poi se si estrinse che era una cosa diversa, quelli sono cose che riguardano, come dire, la polizia e le leggi. Per quello che riguarda invece l'egoismo. Chi ha detto che non bisogna fare solidarietà? Io dico che ognuno può fare quello che vuole. Io dico un'altra cosa, dico che senza un egoismo sano, cioè il perseguimento del fine individuale, che può essere anche quello dell'arricchimento e dunque di raggiungere tutti i propri fini, il mondo non ci sarebbe così come lo conosciamo. Il mondo occidentale, il perseguimento dei propri fini individuali, dunque l'egoismo per la nostra famiglia. Noi siamo profondamente egoisti perché facciamo delle scelte. Le scelte sono quello di privilegiare la nostra famiglia, quello di privilegiare i nostri interessi, e lo facciamo ogni giorno e non ce ne rendiamo conto. Per quello che dico che l'egoismo è il motore del mondo. Dopodiché penso anche che dietro tanti gesti, come è provato dai fatti di cronaca, dietro tanti gesti di solidarietà ci sia un profondo egoismo, e che comunicare la solidarietà sia un gesto e una dimostrazione di grande egoismo, e spesso le persone si fanno pubblicità o creano un proprio profilo con la solidarietà. Dopodiché c'è gente che lo fa e va benissimo che lo faccia. Io dico solo questo, che l'egoismo è il motore del mondo molto più dell'altruismo. Se tutti fossimo altruisti sarebbe un mondo distrutto, che non esisterebbe, appunto perché siamo molto molto egoisti. Proteggiamo i nostri interessi, proteggiamo la nostra famiglia, i nostri cari, i nostri affetti, ci possiamo permettere, qualcuno se lo può permettere, di essere altruista, ma solo perché l'egoismo è il motore del mondo. Spero di avervi convinto, Giuseppe, anche se non vi ho convinto, sti cazzi. Posso chiamarti Giuseppe? È che ti fa venire i nervi, ma poi è anche simpatico, perché è un po' deciso. Senti, ma tu ti identifichi nel maschio alfa, bianco? No, maschio alfa. Che no, difendi in questo libro a spada tratta? Io difendo il fatto che... Allora... Non hai proprio questo aspetto, però voglio dire, del maschio alfa. Che cazzo di aspetto? E che ne so, sei uno che ha cominciato la sua carriera al Mucca Assassina, lo scrivi tu? Sì, vabbè, ma io qualche attrazione omosessuale ce l'ho avuta, che c'entra, l'ho raccontato. Non mi fregare le domande, era quella che veniva dopo. No, però posso dirti, ma questo non vuol dire niente, no, queste definizioni, maschio alfa, maschio beta. No, ma sei tu che lo citi nel libro, non dico, l'ho letto il libro. Assolutamente. E la domanda qual era? Scusa, il maschio. Se ti identifichi in questo maschio etero alfa che viene sempre bianco eterosessuale, che è diventato il bruto per eccellenza, che bisogna combatterlo. Beh, questa è una cosa molto americana, che da noi è, diciamo, ha avuto il momento di massima esplosione l'anno scorso, purtroppo nei giorni seguenti l'omicidio della povera Giulia Cecchettin. Nei giorni seguenti all'omicidio della ragazza di cui hanno parlato tutti, abbiamo assistito alla crocifissione del maschio, in particolare in questo caso di un maschio bianco eterosessuale fino a prova contraria, perché abbiamo assistito al fatto che uno dei principali leader politici, Tajani per esempio, ha detto, dunque in questo caso sto criticando un esponente del centrodestra, ha detto io come uomo mi sento colpevole, ma la stessa espressione l'hanno usata cantanti, giornalisti, opinionisti, artisti e chi più ne ha più ne metta. E questa roba qui l'ho trovata disgustosa, perché francamente io come uomo bianco occidentale privilegiato rispetto ad altri uomini non mi sento assolutamente colpevole di quello che è accaduto un anno fa. Penso che la responsabilità sia totalmente individuale, e che questa opera di crocifissione che è durata un mese, due mesi, tre mesi, di processione in tutte le televisioni, di personaggi che dicevano la colpa è dell'uomo, sia stata una gigantesca messa in scena da parte di associazioni, movimenti culturali, per arrivare a crocifiggere il maschio occidentale come maschio tossico,
soprattutto di organizzazioni femministe estremiste italiane, maschio tossico, violentatore, che deve chiedere scusa per il suo passato, eccetera, eccetera. Quando poi si è scoperto che il femminicidio, per carità, anche un solo, anche una sola morte da condannare, e su questo siamo d'accordo tutti, ma i numeri di femminicidi in Italia sono nettamente inferiori rispetto ad altri paesi del nord. L'emergenza, c'è sempre un'emergenza quando ammazzano una persona. Tu usi una frase molto pesante, dici che il femminicidio non esiste. Non esiste, sì, il femminicidio è un omicidio, il femminicidio è un omicidio, poi gli uomini ammazzano le donne per gelosia e possesso, ma il femminicidio è per gelosia e possesso, cioè le donne vengono ammazzate dagli uomini in quantità maggiore rispetto a quanto le donne ammazzino gli uomini, per motivi più svariati che potete ritrovare insomma in libri molto più approfonditi di quello che scrivo io, ma perché fondamentalmente c'è il, perché c'è la gelosia e il possesso, che so che è un elemento culturale che appartiene a tutti, non è una, ovviamente non è che tutti gelosi e tutti possessivi, beh, tutti, ammazzano ma le persone, donne uccidono gli uomini per gelosia e possesso, però dire, la, si contano, se tu vai a trovare, se tu vai a trovare un filo comune in molti omicidi di donne da parte di uomini, c'è l'estremo, c'è la possessività che è una cosa, cioè il non, ma questa non è l'esaltazione del maschio alfa, non è l'esaltazione del maschio alfa, è l'esaltazione di una, di una, di una roba culturale che ti fa pensare che il tuo corpo appartenga anche a me e, con, e che quando tu te ne vai perché mi hai lasciato, io non sopporto l'idea che quel corpo non sia anche mio. Questa cosa qui appartiene agli uomini, alle donne, ai gay, a tutti appartiene. Poi l'uomo, che ha più forza fisica, una serie di cose, lo estrinseca, purtroppo, purtroppo, abbastanza spesso in uno, è succede in un omicidio, ma non da creare una specie di psicosi in cui l'uomo, perché ripeto, l'emergenza è un'emergenza anche di un solo omicidio, ma se tu vai a vedere i numeri, sono dei numeri anche paradossalmente in decrescita rispetto agli altri anni. Poi per carità, ti ripeto, se noi vogliamo, ci immaginiamo un mondo in cui gli omicidi delle donne da parte di uomini scompaiano, bene, possiamo anche immaginare e speriamo che succeda, ma non succederà. Ma non è che non succede perché l'uomo è cattivo, non succede perché la gelosia e il possesso hanno dominato la nostra cultura degli ultimi 50 anni. Questa è la realtà dei fatti. Portato all'estremo, il tuo corpo è anche il mio e quando io ti lascio, il tuo corpo mi deve appartenere per sempre. Dunque io ti ammazzo perché non sopporto l'idea che il tuo corpo non sia più mio. Il tuo corpo, la tua testa e tutto. Per cui è solo quella la cosa, il possesso e la gelosia. Poi è chiaro, l'ho detto prima, non è che tutti i gelosi e tutti i possessivi siano gente che, sennò ci sarebbe la strage in giro. Insomma, quanti di voi sono gelosi e possessivi? Penso l'80%, il 90% di voi. Io faccio parte di quel 10% che ha eliminato nel tempo il possesso e la gelosia, ma questo è un altro capitolo, insomma. Non sei geloso e neanche possessivo? No, zero. 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 Ho eliminato questa cosa con una vita, con la mia... E chi ti frequenta lo è nei tuoi confronti? Chi mi frequenta lo è. È difficile trovare persone, cioè... E lo poi accetti? Non ho nemmeno l'obiettivo di trovare una persona non gelosa, non possessiva, non è questo il punto. Il punto è che io non lo sono, cioè non voglio che gli altri siano come me, non sono un privilegiato, però... credo che la violenza dell'uomo nei confronti della donna abbia questo tipo di impronta, che è quello della gelosia del possesso, cioè solo quello. Tu dedichi un capitolo, poi volevo sentire anche l'assessore cosa ne pensava di questi temi, contro il femminismo. È un capitolo contro le donne o è un capitolo contro l'eccessiva, le donne, perché come si dice, mitizzazione della, della protezione o della, guarda, rivendicazione dei diritti? Io quando sento parlare una donna di quote rosa, per esempio, il 90%... C'è un sindaco donna a Brescia. Sì, sì, insomma, per me il sindaco può essere donna, uomo, trans, ma che cazzo me ne frega? Cioè può essere chiunque, non lo giudico in quanto donna, non me ne frega niente di questa roba qua. Ti dico che quando io sento parlare le donne, di, per esempio, delle quote rosa... il 90% delle donne con cui parlo sono contrarie, eppure la società di oggi ci ha imposto le quote rosa nei consigli di amministrazione. Tu andate a guardare le aziende, o posti di rilevanza in tutte le aziende, a un certo punto, a prescindere dal merito, a prescindere dal merito, è stata imposta la presenza femminile, imposta, lo sapete benissimo che è così, cioè è stata imposta la presenza femminile. Io ti faccio un esempio piccolo, perché non voglio citare aziende che poi mi rompono i coglioni, ma partecipo ogni tanto agli incontri di Nicola Porro, si chiamano La Ripartenza. Un anno, l'anno scorso, presentò un panel, sto parlando di un panel di un'associazione privata, un panel per sbaglio, in maniera incauta,
c'erano state delle defezioni di alcune donne in alcuni panel, 3-4 panel del giorno, e gli sponsor, fu pubblicizzata la cosa in cui c'erano due panel e non c'era nessuna donna, si parlava di energia, di risparmio, di green, non mi ricordo, ma non è quello il punto. In questi panel pubblicizzati online, sul web, con pubblicità sui giornali, qualcuno andò a controllare e ha visto tutti uomini. Si è aperto un inferno di proteste, di associazioni, vergogna, maschilisti, nemmeno una donna, possibile che non avete trovato nemmeno una donna. Le aziende che sponsorizzavano questi incontri hanno minacciato di togliere i soldi. Questo è successo. Tu vai a spiegare che queste persone avevano rinunciato, eccetera. Hanno dovuto raccattare all'ultimo momento 4 persone per metterle 2 per ogni panel e 2 per ogni panel. Questo in grande succede ovunque. Uno può dire è un bene perché prima invece al contrario venivano marginalizzate, diciamo, no? Venivano marginalizzate. Va bene, ma lasciamo perdere questi discorsi. Oggi andando, no, ma non è che lasciamo perdere. C'è l'imposizione a prescindere dal merito all'interno di consigli di amministrazione, aziende, enti locali, enti pubblici, eccetera, della presenza femminile, è un abominio per le stesse donne. Questo lo penso e questo la stragrande maggioranza delle donne che incontro, che non sono, diciamo, vannacciane, eccetera, lo dice apertamente. Poi molti non lo dicono per paura di dirlo, per non andare contro al pensiero comune. Posso sentire che ne pensa l'assessore? No, c'è anche un'altra interpretazione, che è quella che dice che anche le donne hanno merito e hanno diritto di esprimerlo. Chi lo nega questo qua? Lo nego? Io non ho mai negato questo. La situazione storica che ci ha portato a immaginare che ci dovessero essere delle quote è perché si rappresentava l'evidenza che c'erano donne di merito che non potevano avere le stesse opportunità professionali, politiche e quant'altro di carriera degli uomini, e quindi le quote nascono per questo e sono relativamente diffuse, come tu stesso tra l'altro documenti nel libro. In particolar modo queste quote incidono sugli incarichi di vertice, che tra l'altro tu stesso fai la provocazione di dire le quote nei muratori, negli operai quali sono, giusto? Quindi intendo dire, si concentrano esattamente in posizioni dove è difficile immaginare... 90% dei morti sul lavoro sono uomini. Perfetto. 90% di persone che muoiono sul lavoro sono uomini. Questo perché fanno dei mestieri che sono più a rischio. Esatto. Cioè, qualcuno chiede le quote rosa per questi lavori? No, ma nessuno... È una provocazione. Non è che qualcuno chiede le quote rosa per fare i tornitori? Nessuno chiede le quote rosa, no? Nessuno, ma il mondo è molto più grande. Infatti, perché non è preclusa la possibilità in assoluto, semmai è complesso immaginare che una donna faccia quel mestiere. Quindi era aprire la strada laddove esistono delle differenze. Tra uomo e donna? Esistono profonde differenze. Assolutamente che esistono delle differenze, ma non quando si parla di merito, non quando si parla di. Chi ha detto che le donne meritevoli non possono. Dove genericamente le competenze devono essere intellettuali, tecniche, come in un consiglio di amministrazione, in un ruolo politico, e dove quindi uomo e donna valgono pari. Siamo arrivati all'eccesso in cui ci deve essere per forza la rappresentazione femminile a prescindere dal merito. Questo chiunque abbia a che fare con le aziende lo sa. Lo sa perfettamente. Non è a prescindere. E io ti sto dicendo che ci sarebbe a prescindere dal merito. Ma se è così. Se tu ipotizzi che esista una fattispecie in cui le donne non hanno merito e quindi ci potrebbero essere solo uomini. Ti posso fare mille esempi, non le voglio fare. Ci sono scusami? Sì, va bene, non lo so. Non mica stiamo parlando della Meloni. Cioè posso avere differente, posso avere un'opinione politica differente, ma ripeto, se esiste la Meloni perché in politica sono state sbosse più volte, in più risultati, quote rosa che hanno dato spazio anche lei. Allora, e a lei gli è stato dato spazio fin da giovane perché era brava, perché viene da lontano, da un punto di vista politico, e se l'è fatta tutta. Ma se esiste questa possibilità è perché qualcuno ha aperto il varco su quella possibilità. Fai fare a me le polemiche invece di farlo. Ma è divertente perché aspetta che qua il moderatore sono io, prego il pubblico di non trasformare questo in un dibattito politico. Ci sono tantissimi la casi. Meloni, scusa un attimo, sta sul cazzo di alcuni, altri la amano, e questo è perfettamente legittimo, non è una colpa che gli stia sul cazzo. L'ha detto Cruciani andiamo avanti. Ci sono tantissimi esempi che potrebbero essere citati, ripeto, in cui la rappresentazione femminile all'interno di alcune aziende, in cui non c'è un profilo femminile, non c'è e non ci potrebbe essere perché non ci sono le persone che fanno un certo tipo di lavoro, hanno un certo tipo di profili, non viene rappresentata, viene per forza rappresentata anche senza merito, perché ci sono leggi, usanze, ormai quando non ci sono leggi
in cui ci deve essere per forza la rappresentanza femminile. Ma chi è contrario oggi a mettere una donna quando ha merito in un posto di vertice? Ti assicuro che non c'è nessuno che io conosco e nessuna azienda che io conosco. Le aziende in Occidente, poi ci possono essere delle situazioni, per carità di Dio, ma non è attraverso l'imposizione, quando anche è impossibile o quando non c'è merito, che si arriverà a un cambiamento radicale, che peraltro già c'è stato. Siamo d'accordo che in questo paese qualche passo in avanti bisognerebbe farlo, perché no, in Italia ci sono pensi che siamo allo stesso livello di altri paesi un po' più avanti? Penso assolutamente di sì, penso che tantissimi diritti siano stati acquisiti, poi per carità si può fare sempre di più, ma oggi, per tornare agli argomenti dei libri, tutti invocano dei diritti. Tutti evocano diritti nuovi, mancherebbero tanti diritti, cioè è diventata la società in cui si richiedono dei diritti, e ci sono partiti che fanno della richiesta di diritti, poi quando si va a vedere che cazzo chiedono non si capisce mai niente di che cosa chiedono concretamente. Ah, ci vogliono più diritti, ma è la società, è una società impazzita. Ma quindi tu neghi che ci sia un pregiudizio contro le donne in questo paese? Ma dipende dai contesti, dipende perché se vuoi ti racconto un episodio. Io per intervistare te ho preso un aereo da Parigi e sono arrivato qua, e la pilota era una donna, e l'aereo ovviamente dell'ITA era pieno di italiani. Quando il pilota, sai che a metà volo parla, no? E dice buongiorno, stiamo sorvolando Ginevra, e si è dimostrata la voce di una donna. Io ho visto metà del pubblico che era con i capelli dritti. Allora, come no? Ma non diciamo stronzate. Ma questa non è una c'è tua... un pregiudizio, secondo me. Ma questa te. È una tua idea che ti non sei fatto lì. Adesso io esagero, però voglio dire. Ma ho capito, ma che hai fatto? Un'indagine non sociologica? Non c'è, però bastava vedere le facce. Capito. Quindi questo paese non ha pregiudizi nei confronti delle donne. Sì, ci sarà il pregiudizio, esiste in tante cose, ci sarà qualcuno che ha un pregiudizio sicuramente per qualche mestiere fatto da... Qualcuno ci sarà, ma amen. Cioè, nel senso che anche qui c'è... Quindi la Cortellesi non ha ragione quando dice che se Biancaneve fosse stata una cozza il principe non l'avrebbe salvata. La Cortellesi ha detto una... Cito una enorme il libro, ovviamente. Una enorme puttanata. Cioè, una Cortellesi che... una grandissima attrice, produttrice, eccetera, che ha fatto un libro straordinario. Il film della Cortellesi ti è piaciuto? Ma mi ha annoiato profondamente, però va bene, ma io sono di gusti particolari, ma ognuno, quella è una questione di gusti, ha avuto un grande successo, dunque tutto il successo... Perché ha avuto successo? Ma ha avuto successo per perché... Per il politically correct? No, perché in questa società qua parlare di violenza sulle donne o di situazione femminile in un certo modo, magari ha individuato il momento, il modo per raccontarlo, ha avuto successo, ma nulla questio, qual è il problema? Che ho detto che è un successo immeritato, figuriamoci, poi ci sono artisti che lavorano bene. Dico che quando si è espressa su Biancaneve e Sette Nani in quel famoso discorso all'Università Lewis, che appartiene peraltro a Confindustria, ha detto una cazzata, punto. Anche una straordinaria attrice e produttrice può dire delle cazzate. Cioè, qual è il problema? Non è che uno se la deve prendere perché dicendo che Biancaneve era l'emblema del patriarcato perché veniva soggiogata dai Sette Nani, che è una cosa ridicola. Dire che la strega era è una cosa altamente ridicola, altamente, che non fa, come dire, in qualche modo non fa scopa, come si direbbe, nel senso che non coincide con l'intelligenza della Cortellesi, cioè che non fa onore all'intelligenza. Sai cucinare? No. Peccato, hai mai preso una confezione del Dado Star? Alla Star ci lavorava mio padre, penso, per cui... Chi è la faccia che assaggia il brodo? Un maschio, no? No, una donna, che cazzo ne so, il Dado Star. No? E ci metteresti la tua faccia? Esiste ancora il Dado Star. Certo, ma questa qua però... Chiedilo al signore e ai signori che cucinano. Allora, anche questa roba qui è una cosa molto boldriniana, quella che stai dicendo, no? Ma perché ti cito cosa c'è nel libro, ovviamente. No, ma ti ho dato un assist. No, ma quello perché? Perché tempo fa la Boldrini, quando era presidente della Camera, fece una battaglia sul fatto che nelle pubblicità, no? Nelle pubblicità che erano delle pubblicità, diciamo, di prodotti alimentari, diciamo, che rappresentavano la vita in famiglia, c'erano sempre le donne che cucinavano, che servivano a tavola, eccetera, eccetera. E disse: ah, vergogna, la pubblicità si deve evolvere, dobbiamo per forza fare, le aziende si dovrebbero adattare ai tempi, non bisogna più mostrare la famiglia con la donna che porta a tavola, eccetera. E incredibilmente le aziende si sono adeguate, questa è la cosa impressionante, le aziende si sono adeguate a questa minchiata colossale, perché
non ha fatto, diciamo, l'immagine della donna non è degradata dal fatto che le pubblicità la rappresentavano, a parte che la rappresentavano in tanti, in altri milioni di modi, no? Ma in ogni caso nelle negli anni 50 e 60 la figura della donna era quella lì, non parlavano, chiediamolo alle signore un po' più anziane che ci sono, no, sto dicendo che se tu fai una pubblicità in cui c'è, che cazzo ne so, la carta da forno o un prodotto di un'azienda, no, delle straordinarie aziende che fanno i piatti pronti o della pasta in cui c'hai la famiglia intorno a un tavolo e la donna che serve, io non credo che ci sia una donna ragionevole che non sia ideologicamente fissata su questa roba qui che dica, beh, però questa pubblicità fa vedere la donna che serve, dunque i tempi sono cambiati, perché non c'è una pubblicità in cui c'è anche l'uomo che serve? Ecco, questa mentalità è la mentalità che io combatto ogni giorno, che è il politicamente corretto nella sua essenza, cioè il fatto di rompere i coglioni ai pubblicitari, alle aziende, per convincerli a fare qualcosa che secondo loro cambia il corso del mondo. Perché secondo queste persone qui, se tu fai una pubblicità diversa con l'uomo che serve a tavola, cosa che già avviene avviene da decenni, diciamo, allora cambia la società, cambia il racconto della società, e diciamo l'uomo cattivo che non vuole, diciamo, che non vuole servire a tavola, dopo vede la pubblicità e dice, beh, adesso comincio a servire a tavola pure io. Ma è chiaramente una minchiata colossale, una cazzata, e però se tu dici una cosa del genere, no, le aziende purtroppo si sono adeguate, che devi fare? Non è cambiato nulla, poi le stesse persone che volevano servire a tavola continuano a servire a tavola, ma so, non è un problema chi serve a tavola, è soggettivamente, cioè non è un problema nostro, della società. Io ti ho chiesto se sai cucinare apposta, te la sai stirare una camicia? No, ma io non faccio un cazzo da anni, ma non faccio un cazzo da anni, lo faccio fare a chi ha voglia di farlo, che pago per farlo, cioè gente di come si dice, di servizio, cioè se qualcuno, cioè, io non faccio uno stiro, non cucino, non faccio un cazzo, cioè, non faccio, ma perché nulla, non lo fa il maschio, ma alfa fa, o perché tu ma proprio non lo faccio, non, ce non mi va, mi rompo i coglioni, non lo faccio, cioè non faccio. Senti, cos'è sta storia che quando mi rompo il cazzo a stirare, a fare, vedere l'uomo che stira è un'immagine terribile, orrenda. Perché? Immagine agghiacciante, diciamo. E perché è orrendo? Se io vedo un mio amico che stira, dico, che cazzo, no, ma qui ti fermo, io so stirare perfettamente. Ma sì, ma tu fai, sai quello perché? Che vuoi, ma posso, sai perché? Posso avere, cioè, l'immagine dico, orrenda, sai, di un uomo che stira io? Perché? Ma io vedo un uomo che stira, mi piglia male, che ti devo fare? Cioè, non... Ma io magari ti dico perché la donna si arrapa, io no. Cioè. Ti dico perché, perché quando avevo 18 anni chiedevo a mia madre, mi stira la camicia, mia madre mi ha risposto, se la vuoi stirata te la stiri. E la differenza sta lì. Io per fortuna, okay, ho avuto la fortuna, quindi di poterlo... la necessità ha fatto, certo, virtù. Io ho avuto la fortuna di poter sempre... Ha sbagliato mia madre? Io ho avuto... No, assolutamente no. Ognuno fa quello che vuole, ognuno si comporta come vuole. Io ho avuto la fortuna di portare, quando non mandava, prendevo le robe e le portavo dal cinese sotto casa. Che te devo fare? Quello ho sempre fatto, mi rompeva i coglioni, apri il coso che poi brucio tutto, il ferro da stiro, riscaldarlo, mettere la roba. Allora è diverso, che... allora non sai stirare. Ma non voglio nemmeno, non mi ci metto. Perché cioè, se bruci la camicia. Ho sempre guadagnato abbastanza da poterla portare sotto alla stireria dei cinesi, che te devo dire. Stiamo e giocando. L'idea di vedere il maschio che mette, l'uomo che mette la camicia là, che si mette a stirare, a fare il colletto, come a imparare come si fa il collo, l'hai chiamato così, maschio, è una cosa che mi porta, perché l'hai chiamato maschio? È maschio uomo, adesso non esagero, maschio. Senti, uomo. Tutto il tuo libro, perché noi giochiamo sulle tue frasi. Non è che penso che tu sia meno virile perché hai stirato, ma non è che penso quello, è un'immagine che mi fa rabbrividire, che ti devo dire? Un ferro sulla testa. Cioè, io faccio questo al massimo, guarda. Senti, io raccolgo la roba sporca, la raccolgo la roba sporca, la prendo, la ammucchio, la metto dentro un cesto e la porto fuori. Questo faccio quando non me la rimetto. La porti, cioè, dal cinese? La porto fuori. No, o la porto fuori e viene uno a fare la lavatrice, oppure quando ho delle cose un po' più sofisticate, adesso le porto sotto dal cinese, le vado a ritirare, pago quello che devo pagare, arrivederci, grazie. Vabbè, ho capito, ma mica tutti possono pagare il cinese. Ma chi non se lo può permettere, stirasse, che cazzo vuoi? Cioè, ma, cioè, a me senti, non piace, cos'è sta storia? Cos'è sta storia che dici nel tuo libro, che una volta quando incontravi una donna ti bastava portarsi il preservativo, adesso devi portarti l'avvocato? Beh, questa è una cosa invece molto seria, questa è una cosa molto seria, perché è una cosa che ha a che fare con le relazioni di oggi tra uomini e donne. Non è che lo dico io, lo dice l'avvocato Bernardini De Pace, perché siamo arrivati al punto, per esempio in Spagna i calciatori fanno firmare oggi una specie... alcuni, non tutti chiaramente, però c'è un piccolo movimento di calciatori che fa firmare un piccolo contrattino
alle donne che frequentano, perché sai, corrono il rischio anche di perdere cause milionarie, no? Piccolo contrattino in cui le prestazioni sessuali, proprio testuali, non le dico perché sono ampiamente immaginabili, sono proprio catalogate, questo sì, questo no, questo lo faccio, questo lo facciamo, questo non lo facciamo, eccetera, eccetera. Firmato il contratto, se scopa. Questa è la cosa, la regola. Ed è più o meno quello che dice la signora Bernardini De Pace, chiaramente una provocazione, per dire che cosa? Per dire che oggi, in realtà, quando tu vai con qualcuna, devi un po' stare attento a quello che fai, a come ti comporti, perché qualcuno oggi può dire sì, fra un mese può dire no, tu hai fatto una cosa che non dovevi fare. Guarda che non è una stronzata, è una cosa molto comune, cioè, e può minacciare il tuo patrimonio, la tua reputazione, tutto quello che vuoi. Ed è una cosa che dicono tantissime donne che lavorano in questo settore, non è che lo dico solo io che sono maschio, stronzo, de destra e tutto quello che vuoi, o comunque considerato tale. Per cui quella frase lì ha quel tipo di aggancio con la realtà, con una realtà che vediamo ogni giorno, in cui per carità ci sono sicuramente dei violentatori che vanno condannati, ma c'è un sacco di gente e ci sono tantissimi casi di gente che viene portata in tribunale per delle minchiate e poi assolta dopo anni di sputtanamento, perché questa è la realtà dei fatti. Tu non ci credi, ma lo sai, io che è così. Ti ho lasciato esprimere la tua opinione, che peraltro sviluppi nel libro in modo... Sì. Parliamo di immigrazione. Ah, che bello. Tu che sei tanto favorevole alla libertà di pensiero, giusto? Sì. A un certo punto ti lamenti che il Papa ha espresso il suo pensiero. No, non mi lamento. Eh no, hai detto una frasaccia, allora correggi nella prossima edizione, perché c'è scritto, come si permette il Papa di dire quello che vuol dire a Lampedusa, cioè in territorio italiano? Perché il Papa non può dire quello che pensa. Non ho detto come si permette, vai a vedere il letterale, non ho detto come si permette. Il Papa e chiunque può dire quello che vuole, la sua, eccetera. Il Papa e lo ha detto anche per esempio oggi sull'aborto, per esempio, ma quello ha espresso un giudizio diciamo universale, quando vai a Lampedusa, territorio italiano, dicendo delle cose che ha detto all'inizio del suo pontificato sull'accoglienza, ha un'influenza diretta sulla politica italiana, ma questo non è che lo dico io, è ampiamente noto, per cui non è che non lo può dire. Io giudico quello che dice e dico che il Vaticano è uno Stato straniero, che il Papa è il capo di uno Stato straniero. Beh, ma il Papa non è lì perché è il capo di uno Stato straniero. Il Papa resta il capo di uno Stato perché straniero. Perché è il rappresentante massimo, certo, di una religione, assolutamente. Mica perché è il capo di uno Stato. Però noi, ogni Stato, a prescindere da quello che pensa il Papa, ha il diritto di organizzare i propri confini come vuole. Questo è il principio su cui mi baso io. Io sono un grande fan dei confini, al contrario di quello che pensano altre persone. Io sono un fan assoluto dei confini, bellissimo, i muri, sono cose difficili da dire, perché oggi uno pensa, ah, i muri sono cose passate, ma noi grazie ai confini, grazie all'esistenza del filo spinato, i confini, le torrette, la gente che controlla all'interno di questi confini, che poi si sono aperti, Schengen e tutto quello che vuoi, all'interno di questi confini abbiamo costruito le nostre libertà. Quelle nostre libertà di adesso esistono perché esistono i confini. Senza i confini non esisterebbe la libertà che abbiamo adesso. Per cui i confini sono fondamentali. Però noi ci siamo abituati nella discussione pubblica da alcuni anni a considerare i confini come qualcosa, sì, va bene, ma se viene qualcuno perché c'ha bisogno, perché non l'accogliamo? E no. Io quando qualcuno entra dentro casa mia voglio sapere chi è e perché viene. E io lo voglio accogliere secondo la mia idea. Poi altri possono avere un'altra idea. Lo Stato dovrebbe ragionare, a mio parere, in questo modo. Tu vieni se tu hai un'identità e un lavoro, altrimenti stai a casa tua. Questo è il mio principio fondamentale. E infatti l'assessore... Attenzione, poi ci sono tutte Ha detto una parola pesante, però. Poi ci sono tutte le... Intanto il lavoro, fuori, come fai già ad averlo, casomai verrai a cercare. Il lavoro, se sei fuori, come fai già ad averlo? Se hai una qualifica. La parola pesante che hai usato è un'identità. Cosa vuol dire un'identità? No, non ho detto io un'identità, carta d'identità. Un'identità nel senso, in quel senso lì. Ah, che c'è nel un documento. Senso che ha un documento. Oggi la gente che arriva non c'ha i documenti. L'assessore però all'inizio ha detto che un pezzo del tuo libro sono posizioni politiche, vero? Aspetta, scusi un attimo, assessore, volevo finire. Poi capisco che ci sono le leggi sui rifugiati e sugli omosessuali, e su questo, adesso non voglio tediarvi con una serie di cose, ma voi sapete quanti sono i rifugiati che vengono accolti in Italia rispetto a quelli che arrivano in Italia così? Una minoranza, cioè rispetto a quelli rifugiati veri, reali, quelli che scappano da una guerra, su cui si potrebbe discutere se noi abbiamo poi il dovere, per me no,
Ma insomma, secondo il diritto umanitario della parte che non è di tutti i paesi, il diritto europeo, noi dobbiamo accogliere pure quelli che scappano da guerra. E accogliamo, va bene, quelli che scappano da guerra. Ma sono una minoranza, solo che questo diritto si è allargato a dismisura. E dunque, purtroppo, la sinistra, non quella di Minniti, ma un altro tipo di sinistra, quella dell'accoglienza di tutti, dice no, se tu scappi dal cambiamento climatico, hai diritto a essere accolto. Se tu hai bisogno economicamente, hai diritto di essere, sei un poveraccio, hai diritto a essere accolto. E lì è la questione. Cioè, non è... Ma la domanda qui è secca, la faccio anche l'assessore, sì. Però il diritto immigrare è un diritto umano o no? È un diritto delle singole persone. Tu puoi andare a cercare la tua fortuna ovunque ed è tuo diritto scappare da un paese dove non ti trovi bene, tuo zio stregone ti perseguita, la fidanzata e il padre della tua fidanzata ti vuole ammazzare perché cita lo stregone perché lo cita nel libro. Il padre della tua fidanzata ti vuole ammazzare perché l'hai messa incinta e la tribù si è rivoltata, in Congo c'è la guerra, tu hai tutto il diritto di scappare verso un futuro migliore. Ma uno Stato può decidere come vuole di proteggere i suoi confini dall'arrivo di altre persone. Può decidere, stop, io non posso far entrare tutti. E i criteri possono essere più larghi o meno larghi a seconda ovviamente del colore politico. Negli ultimi anni la sinistra si è specializzata nell'allargare le maglie. La destra si è specializzata anche per motivi, diciamo, più o meno, come a dire, parole, no, anche per altri più motivi. Che ha nei beh, fatti, beh, insomma, in alcuni adesso. Mi pare che... beh, la destra invece a parole anche lì spesso per bloccare il più possibile l'immigrazione. Io mi sento, pur non essendo uno di destra, mi sento di appartenere più a chi vuole bloccare l'immigrazione clandestina. La parola clandestino è un dato di fatto, clandestino significa quando tu non, la gente non sa chi sei, ma tu quindi a casa tua ti se uno bussa, a parlare che fai? Di quella clandestina, cioè ma quella che non ha una la parola che non ha una selezione. La parola clandestino è stata sanzionata anche in un tribunale, cioè un tribunale ha deciso che la parola clandestino non si deve usare perché la parola clandestino è discriminatoria. Ci siamo arrivati a questo. Clandestino è una parola che fa parte, diciamo, del linguaggio, puoi andarla a vedere, uno che non ha documenti, uno che viene qui e non sappiamo chi è che non ha il diritto di stare qua secondo le nostre leggi. Clandestino. Faccio punto. Dire una parola all'assessore sul tema perché sicuramente ce l'ha da dire. No, perché sempre connessa al libro, ovviamente. Sì, permesso che poi i tribunali si esprimono sui singoli casi, non fanno giurisprudenza generale, quindi probabilmente io non conosco il caso specifico, però sarebbe da analizzare. Emerge una descrizione molto pragmatica, se vogliamo, di una società individualista, evidentemente, dove l'io vince sul noi. È giusto, è sbagliato, evidentemente fa presa, però può fare presa in una visione ciclica, perché abbiamo avuto molto meno bisogno di io e molto più bisogno di noi quando c'erano difficoltà dentro questi confini, quando c'erano guerre dentro questi confini, quando c'era miseria. E riscopriamo oggi questo lio con la pancia piena in qualche misura, con i diritti che per l'appunto sono acquisiti, con le libertà che sono tutelate, con tribunali imperfetti che condannano qualcuno che dice clandestino, ma che poi esplicano anche un'attività di difesa dello Stato di diritto tutti i sacrosanti giorni. Quindi sì, con le defezioni, con gli errori che si possono fare, io non sono di per sé uno di quelli che crede che alla magistratura vada delegata qualsiasi iniziativa politica o debba regolare la società. Però va anche detto che se iniziamo in qualche misura a ragionare dicendo a torto o a ragione che i confini sono giusti o sono sbagliati, innanzitutto si inizia a fare un ragionamento che è strettamente politico. Non so se è politicamente corretto. Tutto oppure è politica. No, certo. Allora in questo senso poi bisogna anche tentare di ragionare sul fatto, perché lo citi anche questo nel libro, dove si riconduce al concetto di buonismo quel concetto secondo cui abbiamo bisogno, per esempio magari le nostre aziende hanno bisogno di manodopera straniera a fronte di una natalità che non cresce, a fronte delle esigenze del mondo produttivo, e questo viene tacciato di buonismo nel libro. Non sì. Questo. Non le necessità delle aziende, guarda, cioè le necessità delle aziende di avere un'affluenza di persone qualificate che non ci sono in Italia, eccetera, nessuno pensa al buonismo, quella è necessità vera, reale dell'economia.
è diverso, dunque possiamo discutere all'infinito del decreto flussi, se è giusto far entrare un tot, ma non stiamo qui nel tecnicismo. Il buonismo è una cosa molto semplice, pensare che chi ha bisogno ha diritto di venire qua, e questa è una cosa che non possiamo accettare, perché altrimenti la società diventa un caos totale, questo lo sanno tutti, lo sapeva molto bene un ministro degli interni del Partito Democratico, che oggi viene rinnegato dal Partito Democratico. Che è successo? Ah, no, le bottiglie, che si chiama Minniti. È quel concetto di sostenibilità, sì, che critichi nel libro. No, io mica critico la raccolta differenziata. Però dici che la fai. Assolutamente, io faccio, anche perché c'è un portiere che ho che sta lì come un cerbero, che se metti una bottiglia fuori posto ti denuncia. E certo, sai perché? Perché poi la multa la pagherebbe, abiti in un condominio, sì, e la pagherebbero tutti, quindi sì, l'egoismo si ferma dove c'è l'interesse comune. Buonismo. Non è buonismo, è interesse comune, perché se tu butti la plastica al posto del vetro, la multa la pago io. Ma chi ha detto che butto la plastica? Ho detto ma che tu hai detto che fai la raccolta perché c'è il portiere che rompe il ballo. Ma la faccio a prescindere, è giusto farla, per carità di Dio, ma non è con quello che risolveremo i problemi del mondo, questo voglio dire io. Cioè, non è che ci illudiamo mentre la Cina fa l'inferno col consumo di carbone e altre cose, noi pensiamo che la raccolta differenziata migliora il mondo. La facciamo, per carità, va benissimo, ma non risolve un emerito cazzo. Questo è il punto fondamentale. Però, ma non è un po' populista dire questa cosa? Carità, cioè, facciamola! Ed è giusto, uno dei paesi più avanzati nella raccolta differenziata è proprio la Cina. A volte si raccontano anche cose che non sono proprio esatte, per giustificarsi. Dicendo che il consumo di CO2 in Cina si sa che cresce continuamente, col carbone, benissimo. L'unica cosa che ci potrebbe salvare, lo sanno tutti, è il nucleare, ma chissà perché gli ambientalisti, quelli di ferro, rifiutano il nucleare. Per cui di che parliamo? Oggi c'è un movimento, ho letto da qualche parte, in una città in Umbria, terra mia, vicino Orvieto, di pseudo VIP che si oppongono con lettere al Presidente della Repubblica, tutti ambientalisti che si oppongono alle pale eoliche. Ora, a me le pale eoliche, perché chiaramente le pale eoliche ostacolano la loro vista meravigliosa nella natura che hanno delle loro cascine, dei loro casolari. Però si dicono anche ambientalisti, delle due l'una, o vuoi le pale eoliche o non le vuoi. E non è che ti dichiari ambientalista a corrente alternata se poi le pale eoliche rompono i coglioni alla tua vista. Questo è il punto fondamentale. Per cui tutti gli ambientalisti di oggi dovrebbero essere d'accordo con quello che ha detto la Meloni e il presidente di Confindustria neoeletto, che ha detto che l'Italia deve tornare al nucleare, solo che non hanno il coraggio di farlo, perché altrimenti aprirebbe la crisi all'interno della sinistra. Avanti. Beh, ma governa la destra, non c'è bisogno che, anche se c'è la crisi, no, a livello della sinistra, per tornare a fare il nucleare in Italia, come sai, non è una decisione che può prendere il governo, ci vuole una decisione che sia un po' più forte rispetto a una decisione solo del governo. Però, no? C'è questa idea che però la società, no? Io sono d'accordo con te. Che la società, c'è però questa idea che la società non possa reagire, cioè non possa avere una visione alternativa a quella fin d'ora espressa. Quale società? No, nel senso, scusami, l'idea, altrimenti la sinistra, cioè quella, esiste anche un altro pensiero che probabilmente legittimo e illegittimo vede diversamente questi fenomeni che paiono risolutori dei problemi di cui stiamo parlando. Ora, è evidente che è tutto un percorso secondo cui è facile dire, beh, insomma, ci vorrebbe questo, ci vorrebbe quell'altro, ma i temi che un pezzo di società anni addietro aveva fatto un percorso, aveva negato la possibilità che in Italia ci potesse essere questa energia. Oggi bisogna fare lo stesso percorso, al contrario, che per chi vuole farlo, e se ci si riesce, per riportare la società a valutare la possibilità di. Poi voglio vedere quanti di quelli che oggi plaudono il Presidente del Consiglio o quant'altri promuovono il nucleare sono in grado di accettare che magari una centrale nucleare fosse vicino a casa loro, o se la fanno nei loro territori. Ma questo non per sottrarmi, per dire che è un po' più complesso del semplicismo secondo cui basta assumere una decisione e quindi vabbè. Con la scusa della complessità non si fa mai in cazzo. No, però guarda, posso dirti... questo è sempre stato l'alibi. Non è questione di complessità. È anche certo che è più complesso, tutto è complesso, che vuol dire? Chiaro, però se non ci sono idee precise, volontà di portarle avanti, è evidente che si resta la complessità. Certo che è complesso, però posso farti un esempio. Non è un caso che intorno al nostro paese ci siano due cose che noi non abbiamo. Cioè noi siamo circondati... Da che cosa? Da centrali nucleari e da bordelli. Cioè, guarda, pensateci bene. Lasciami i bordelli per il finale. No, ma pensateci bene. No, ma adesso chiaramente uno può scherzare su questa cosa qua. Però è la realtà è questa. Noi siamo circondati da paesi che hanno due cose che noi non abbiamo. Le centrali nucleari, e dunque pagano l'energia a meno di noi, e i bordelli.
perché hanno pensato di legalizzare una cosa che è sotto gli occhi di tutti qua, altri paesi hanno cercato, cioè noi siamo circondati da questi paesi, dunque abbiamo una migrazione di puttanieri ogni giorno verso l'Austria, la Germania, la Svizzera, la Slovenia, paesi che hanno legalizzato la prostituzione, e abbiamo un deficit dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico perché abbiamo rinunciato al nucleare. Questa è la realtà, proprio le cose coincidono, gli stessi paesi tra l'altro dove ci sono bordelli ci sono pure le centrali nucleari. Sì, premesso non che sarebbe io, sono sempre, io sono favorevole di per sé l'energia nucleare, non è quello il tema è che immaginare di dire che insomma c'è una sinistra che impedisce di fare le cose. Questo mi pare abbastanza, no, in questo caso sì, poi anche la destra c'ha mille difetti, non le fa, e non fa quello che dice, ma quello sono d'accordo con te, ma non c'è manco bisogno di dirlo. Allora, ti faccio un esempio sulle droghe, no? Io sono, perché poi dicono che sono di destra, sono un grande fautore della legalizzazione delle droghe. Poi tra l'altro adesso la penso in un altro modo, penso addirittura alla liberalizzazione totale delle droghe, cioè leggere o di tutte? Di tutte le droghe. Io penso che la lotta alla droga sia ormai morta, finita, che non sia, cioè perché dobbiamo andare a rompere il cazzo allo spacciatore qua? Tu mi spieghi un attimo il motivo, è cambiato qualcosa nel commercio e nell'uso di droga dei ragazzini perché noi mettiamo in galera uno spacciatore che si porta in giro 20 dosi di cocaina? Non è cambiato nulla, anzi è aumentato il consumo di droga. Questo cosa significa? Che la caccia allo spacciatore e dunque tutte le norme contro lo spaccio, cioè, sono totalmente inutili. Tu immagina un mondo, so che è una cosa molto provocatoria e molto utopistica, in un mondo in cui l'antidroga dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza scompare da un giorno all'altro, cioè noi non abbiamo più la caccia e lo spreco di risorse per andare contro gli spacciatori. Cosa cambia in concreto? Nulla, perché oggi se tu ti vuoi procurare la cocaina, l'eroina, la chetamina, la droga, lo puoi fare con una telefonata. Con una telefonata chiami lo spacciatore e ti procuri la droga. Molto più di prima e sempre molto più di prima. Che significa questo? Che tutte le cose che abbiamo fatto fino adesso sono totalmente inutili, perché la droga ce n'è sempre di più e c'è. La droga è invincibile. E ti dico io perché, e te lo dico come uno che non ha mai fatto uso di droghe, può perché sembrare strano. Perché è un bisogno che qualcuno ha. Perché è buona spesso. Perché come spesso la sigaretta, è buona, lui. Non c'è un caso, voi vi dite, quelli che usano le droghe te lo dicono, è buona, ma questo lo dico non per incitare all'uso di droga, perché chiaramente sono il primo a dire ragazzi non vi drogate, io non mi sono mai drogato per paura, io non mi sono mai fatto una canna, non fumo le sigarette, non mi sono mai fatto, a me appena vedo una striscia di cocaina, come diceva Sgarbi, la striscia di cocaina per quanto sono eccitato io scappa davanti a me, perché sono molto più eccitato della striscia di cocaina. Per cui il punto non è quello, per cui te lo dice uno che non si è mai fatto niente, però la droga, da quello che mi raccontano e che raccontano tutti quelli che sono passati da comunità terapeute, è buona, cioè non c'è un cazzo da fare. Perché la gente si droga? Uno va a trovare mille cose, perché gli piace, perché provoca delle cose, poi ovviamente è terribile nelle sue conseguenze, ma quando l'assume prova un godimento, cui è invincibile la droga, dunque, essendo invincibile, la lotta alla droga è una lotta inutile che fa perdere risorse. Tu, se tu immagini la fine dello spaccio, che cambia? Oggi se tu ti vuoi, tu te droghi? No. Non ti sei mai drogato? No. Tanto non lo diresti, tu figurati tu. Cioè. No. Non l'avrà mai detto di te, però prendiamo atto. No, e c'ha la faccia di quello, scusa. No, ma forse per lo stesso motivo, per paura, chi da giovane non l'ha mai fatto, l'ha fatto per quel motivo. Sto scherzando, lì. Senti, però ti sei dimenticato di un pezzo, si potrebbe essere d'accordo, una posizione molto politica, un po' di sinistra. La conclusione è questa, è molto sceleniana. Ti faccio una domanda, sì. E poi concludi, sì. Però se tu la liberalizzi poi devi decidere chi è che la gestisce e chi è che la fornisce al mercato. Nessuno. Perché se la liberalizzi e la lasci in mano i cartelli della droga, allora quelli... E allora perché oggi com'è? Sì, ho capito, ma allora devi prenderla in mano come Stato. Ma no, io quello prima ero favorevole, poi ho pensato che prenderla, se lo Stato la prende in mano si troverà sempre il modo, per lo Stato non può gestire tutte le variabili della droga, cioè non è che ci può essere lo Stato che dice vabbè c'è la cocaina migliore, spaccio la cocaina migliore, non può esistere questa cosa, no? Nella realtà. Per cui anche la legalizzazione dell'hashish è una farsa. Quindi la lasci in mano chi? Alle grandi società, tipo oggi, la Marlboro, tipo le società che spacciano il tabacco. No, ma la liberalizzazione, cioè, ma da qualche parte arriva. Lo so che è una cosa, quando lo faccio presente a quei grandi nemici dello spaccio, così i vari Gasparri, Giovanardi, eccetera, cioè, mi dicono: ma tu sei pazzo. Io ho fatto benissimo, ma la vostra lotta alla droga col proibizionismo, con la polizia,
a che è servita? Oggi vedi, vedi i dati e dici l'aumento della droga pure i 14 anni, però è proibita, cioè è proibita nel senso che lo spaccio è proibito, dunque non è cambiato nulla, perché un po' la proibizione, dunque il mistero, un po' il fatto che quello che ti dico è buona, è sostanzialmente invincibile. Ma questo era un discorso, al di là di queste mie, diciamo, idee, la cosa è per dirti che trovo ridicola la lotta alla cannabis, ai negozi di cannabis light che ci sono in Italia da parte del governo di centrodestra. Lo trovo una misura patetica, ridicola. Non è che quei negozi risolvono nulla, ma sono delle attività economiche che sono nate, ce ne saranno anche a Brescia sicuramente, e che rischiano, se non addirittura già sono chiuse, adesso l'assessore magari lo sa meglio di me, perché c'è un governo che si è messo in testa, di, per motivi ideologici di bandiera, di fare la guerra ai poveracci che aprono, poveracci insomma, magari non sono poveracci, che aprono un negozio di cannabis light, cioè, che è una cosa ridicola, è una cosa di destra questa? No, è una cosa che non è di destra, è una cosa credo di buonsenso. Cioè, no. Senti, scherziamo un po', ma è vera questa storia che tu sei un ambientalista perché ti lavo una volta alla settimana? Ma questa è una cosa... Sta scritta qua, sì, sì, pagina 148. No, ma è... questo, e usi poco shampoo. Questo non mi fare spoilerare una cosa che è lo spettacolo, perché questo libro nasce dal copione di uno spettacolo che ho già iniziato quest'anno a maggio e che adesso comincio una tournée, chiamiamola così, mi fa un po' impressione dire una tournée da sabato prossimo a Piacenza. E poi, avendo in mano questo copione, a un certo punto ho detto vabbè, adesso lo trasformo anche in un libro. Per cui sì, cioè, la conclusione di questa tutta la discussione sul green, sulla sostenibilità, eccetera, è il fatto che io in realtà sono un campione dell'ambientalismo. Consumando pochissima acqua, cambiando le mutande ogni tanto, ogni tre giorni, e avendo un altro tipo di un approccio all'acqua piuttosto controverso, diciamo, che non ho un grande fascino per l'acqua, diciamo l'acqua addosso mi dà un po' fastidio, sono uno che consuma molto poco e dunque dovrebbero premiarmi gli ambientalisti come uno molto che fa risparmio, diciamo, risparmio di... Devi avere una dote di natura, perché standoti vicino non si nota, per ma cui... sai, ma sai, c'è chi puzza diciamo così anche se si lava 10 volte al giorno, scherziamo, cioè... un po', dai. Senti, tu hai avuto delle esperienze un po' fallimentari con delle prostitute, ce le vuoi raccontare? Adesso perché dobbiamo... perché le hai scritte. Almeno facciamo venire la voglia a qualcuno di comprarlo, il nostro libro, se no lo compra solo la destra. No, lo comprano chiunque, ma non è chiunque nel senso chi vuole, ma non è un libro né di destra né di sinistra, secondo me, per cui non è... Non... Torniamo alle prostitute. Le prostitute, sì, ma quello tanti anni fa, poi in realtà non sono, pur essendo un difensore della prostituzione legale, come è noto, non sono un grande... Diciamo, quelle volte che ho sperimentato in questa mia indagine sociologica, diciamo, in Svizzera e in Austria, ho avuto grandi delusioni. Ho avuto grandi perché delusioni. All'estero, tra l'altro, me lo sono chiesto quando l'ho letto. No, perché in Italia, perché mi affascinavano i luoghi, i bordelli in realtà, perché mi affascinava il luogo, con degli amici andavi con questo tuo asciugamanino, vabbè, è inutile che fate adesso, molti di voi lo sanno, è inutile che fate quelli sorpresi da questa cosa. Per cui l'asciugamano, paghi l'ingresso e fai 70-80 euro a prestazione per mezz'ora. Questa è più o meno la regola comune. Lo so che lei non frequenta, però... mi è successo di frequentare, però... Prezzo basso, devo dire. No, 70... Io sono rimasto a questo, ma comunque è tutto su internet. Vai a vedere Golden Club Vienna, vai a vedere, che ne so, Villach e il Welcome, o l'andiamo sempre a Villa che vai a vedere i prezzi, sono tutti lì più o meno per fare una serata spendi dipende quanto trombi, cioè se vuoi trombare facendo due giri, diciamo, che è quello classico. Ragazzi, classico non per tutti, ma è un mercato, ci stai rivelando una tua potenzialità. No, due sono, se entri là due le fai, dai, su, cioè, di che parliamo? Per cui due sono più o meno 140 più l'ingresso 210. Spendi tra trasporto e tutto 300-350 euro, a dire poco, magari se ti sposti per tanti chilometri un po' di più, se dormi, insomma, parte la 500 per una notte, se dormi lì 500-600 euro, per cui non è una cosa nemmeno da poco, diciamo, no? Lo facevi qua, spendevi meno, Sì, però lì è un altro ambiente, un ambiente che si chiama, tu sai che sono gli FKK, gli FKK sono un grande tempio di libertà, sono questi luoghi di perdizione dove tu vai lì col tuo asciugamano, vai in sauna, poi se ti girano i coglioni scegli una,
te la scegli come ti pare, perché quello è un mercato, un do ut des, in cui le persone prendono del denaro in cambio di sesso. E non c'è costrizione, non ci sono magnaccia, c'è gente, donne che liberamente scelgono quel tipo di professione. Per cui la mia esperienza è stata drammatica, perché adesso non sto qui a andare nei dettagli, perché i dettagli però ci sono sul libro. Sì, alcune cose non ti sono consentite, alcune cose che sarebbero anche normali, diciamo, no? Nei rapporti sessuali, diciamo, che uno ha nella vita, diciamo, non con una prostituta. E dunque dico, che cazzo vado a fare se mi devo mettere quello, devo fare questo, non posso fare questo, non posso. E per cui per me è stata un'esperienza molto deludente da questo punto di vista, però c'è, cioè, chi piace, tanta tu gente. Ti sei lamentato perché è stata la prostituta a decidere lei cosa sì, si poteva. Sì, perché in realtà io fare. Sono dell'idea che quando tu sei lì maschio con una prostituta sei tu il verme schifoso che sei disposto a tutto pur di ficcare, anche alle peggiori, diciamo, ingiurie, anche se vuoi alle peggiori regole che ti impone la prostituta. Questo racconto, no? Quello che è successo a me, non fare quello, non fare quest'altro, questo non si può fare. Tu stai lì, non è il mio caso, che sei lì che fremi, che vuoi fare quello che vuoi fare, perché sei un maschio, capito, che vuole scusate, bianco, avete alfa, capito, eccetera, eccetera. Che è la normalità, usufruisci di questo servizio straordinario che è la prostituzione, che è un grande stabilizzatore sociale nelle famiglie. Questa, lo dico una cosa che è abbastanza anche questa, penso di dire una cosa che è normale, cioè la famiglia, molte persone che vanno dalle prostitute sono persone sposate o persone sì, che hanno, tornano a casa felici. Ma tornano a casa talmente felici che non rompono il matrimonio. Avete mai visto una coppia che si è separata perché ha scoperto il marito che andava a zoccole? Non esiste, perché una donna è molto più contenta se un uomo la tradisce con una prostituta piuttosto che con una di cui si innamora. Cioè, se tu chiedi a qualsiasi donna cosa preferisci, un tradimento tra virgolette, scusi assessore, un tradimento, so che lei è in imbarazzo. C'è lo sponsor che si è agitato, persino il barboncino si è svegliato. No, se uno chiede a qualsiasi donna, oggettivamente, che non sia ipocrita, poi ti dicono non preferirei nulla, e grazie al cazzo. Però che preferisci, un tradimento tra virgolette, che il tuo uomo vada con una prostituta o con una donna di cui magari che va a cena e poi chiaramente ti dicono una prostituta, nel 100% dei casi. E appunto per questo non esiste un matrimonio che si rompe, una relazione che si rompe a causa di un uomo scoperto per andare a prostitute, perché più o meno capita nel 99% dei casi all'uomo e non alla donna. No, guardavo se l'assessore ci aveva la fede o no, perché tu c'è più anelli di una. Vabbè. Trans, ma lui invece c'ha perché proprio la fede. Le trans portano anelli. E le trans portano questo meno anelli di te. È un pregiudizio che sì. Portano anelli. Io non ho mai visto una trans con gli anelli in vita mia. Ma siccome lui ha la fede, non gli chiedo un'opinione. Vabbè, in merito. Comunque questo io dico spesso delle cose ovvie, le dico in maniera cruda. Sì, dopo dice una cosa terribile, dopo aver giocato sulla prostituta, dice che la prostituzione non è mercificazione del corpo assolutamente femminile. Assolutamente no, cioè non c'è alcuna mercificazione del corpo, perché chi pensa che si debba salvare la donna dalla mercificazione del corpo, innanzitutto dice qualcosa in termini generici senza valutare la singola persona. Per cui la singola donna è quella che decide se fare o non fare questa cosa. L'idea, purtroppo, anche qui devo dire, spesso della sinistra che si ritrova in Parlamento con dei progetti di legge. Una volta la sinistra, vedete, aveva questo simbolo. Questo qua. Ve lo ricordate, no? È mia e la gestisco io. Ma erano le femministe, più femministe che la vere, sinistra. Reali, quelle forti, non quelle di adesso, quelle capre di adesso. Le femministe di una volta, quelle che combattevano per i diritti, avevano questo simbolo. Che è mia, e infatti la prostituzione era esaltata da quel tipo di femminismo, perché era un modo anche per rendersi autonomi. Oggi, se tu vai in Parlamento e vedi disegni di legge pochi sulla prostituzione, vedi che il PD propone punizione dei clienti, pure quelli, carcere per quelli che reiterano le scopate, cioè se vai due volte. Il PD? Ti giuro, carcere per chi non si adegua alla una sorta di rieducazione. C'è una che ha detto una volta: meglio le pugnette. Beh, ho capito, però le due cose possono andare insieme, le pugnette e le prostitute, il mondo reale è fatto così. Però capisci che questo è l'atteggiamento. A destra che cosa c'è? A destra c'è l'ipocrisia, perché si dice, teoricamente, Salvini una volta disse io la legalizzazione, poi faceva i comizi con i crocifissi, o da una parte o dall'altra però. Per cui anche la sua battaglia purtroppo è tramontata. Però, scusa, io con capisco questo discorso delle Madonne e dei Rosari. Che per carità, va benissimo. Capisco questo discorso se lo fai riferito all'organizzazione della prostituzione che c'è in Olanda, in Germania, in Svizzera. Questo è un sequestro di persona comunque stasera. Ma perché vedo che la gente non si stufa, ma adesso ti lasciamo andare. Sequestro di persona.
Beh. Adesso chiudiamo perché tra l'altro ci sono i rispettivi. O sbaglio. Vabbè, ma siccome non c'è nessuno dopo, voglio dire, per questo a casa, poi, sì, pure io, andiamo a Milano entrambi. A Milano. No, però voglio dire, se lo dici rispetto alla prostituzione regolata è un conto, però poi c'è anche la prostituzione di sfruttamento, allora di quello cosa ne facciamo? Delle migliaia di ragazze che vengono costrette, soprattutto i migranti, costrette e schiavizzate nella prostituzione, di queste pensi compito che non della sia... Compito della polizia. Della polizia o della politica? Compito della polizia, la polizia, le leggi ci sono sulla tratta, sullo sfruttamento, quando... fanno operazioni per lo sfruttamento, almeno perché mi devi chiedere cose che riguardano l'ordine pubblico? Cioè lo sfruttamento è un reato, è giusto che ci sia, lo sfruttamento, sai qual è una delle poche persone condannate in Italia per istigazione alla prostituzione? È stata Emilio Fede. Emilio Fede è stato condannato con ignominia, secondo me, per chi lo ha condannato, come istigatore alla prostituzione, perché portava delle mignotte a casa di Berlusconi. È stato condannato in via definitiva per avere portato delle ragazze consapevoli di fare quello che facevano a casa di Berlusconi. Questo è l'Italia, insomma. Adesso Emilio Fede potrà avere miliardi di colpe, diciamo, di altro tipo, ma certamente la condanna per istigazione alla prostituzione è per me una vergogna. Dopodiché, ti ripeto, la tratta, chi è che non la condanna? Cioè la condannano, la condanniamo tutti, la tratta, lo schiavismo delle donne portate qui a fare le prostitute, per carità di Dio, ma non mi interessa. Assessore, cioè, c'è qualcosa che non gli abbiamo chiesto? Sequestrato anche lei? Cioè, sì, io di più perché almeno te hai parlato. Lei sta a casa, perché... non è che io ho chiesto io di venire qua. No. Attento, che terribile. Non ce n'erano tanti disponibili. No, ma potevamo fare anche in due, non è che dovevamo essere in tre per forza. A me fa piacere che lei sia venuto qua, però. Sembra che non ma non eri liberal tu, per il trisam non ti piace? Sì, ma non essere un fare sta battuta ridicola, però, però qui cioè, sembra che ho parlato io, e certo che voleva parlare lei. No, cioè, anche. No, se voleva parlare lei. Anche. Però dai, è evidente che... Lei è favorevole ai bordelli o no, assessore? No, tendenzialmente... Te parevo. No, tendenzialmente credo che quel mondo di egoismo che viene trainato all'egoismo poi crei. Ma che c'entra l'egoismo? No, sì, c'entra, che crei poi le necessità poi anche a quelle donne che lei riteneva magari libere di andare a lavorare in quei bordelli. Io credo che siano sempre un pochino meno libere di altre donne se sono. Come fa a dirlo? Lo ipotizzo, lo penso, penso che non, strutturalmente non sia l'ambizione, possa esserci, ma non tanto da popolare un intero arco alpino di bordelli, avere donne tutte così disponibili a avere quella come prospettiva di vita. Penso che quel mondo egoista che probabilmente è anche auspicato da taluni poi crea anche queste situazioni. Se non ho capito, dunque la colpa è dell'uomo egoista che vuole sfogare i propri desideri, mi sembra di aver capito. No, non è questione di chi vuole sfogare, è il presupposto che non concepisco il fatto che siccome qualcuno vuole sfogare debba avere il diritto di trovare qualcuno per forza con cui sfogarsi. Quello che ho detto io allora, okay, quindi quello non, che ho detto io, lei non pensa penso. Che il motore della prostituzione, la colpa dell'esistenza, perché lei lo ritiene una cosa disdicevole, immagino, no? Cioè credo di aver interpretato... Parliamo di tutte e due le prostituzioni, anche quella maschile, non sì, solo quella femminile. Sì, ma che non esiste poi in realtà, è marginale. No, esiste anche quella maschile. Sì, ma è molto limitata, insomma. Diciamo elitaria. No, quello è la posizione classica di chi pensa che la prostituzione sia indegna, ma va benissimo, no, per carità. Indegna. No, indegna per la donna. Credo dico, che no? Faccio fatica a immaginare che sia un'ambizione tanto, ripeto, da popolare un arco alpino di bordelli. Penso che lì in mezzo ci sia tante situazioni umane che non avessero quel tipo di ambizione, lei probabilmente che... scusa, quelle situazioni umane, sì, che spingono lì in maniera libera, perché la scelta magari è libera, perché la necessità che ti spinge a fare quella scelta poi ti spinge magari a una scelta formalmente libera, ma non è realmente libera. Lei ha mai pensato che, lei pensa che la scelta di chi pulisce il culo agli anziani in una cosa sia una scelta libera e un'ambizione? No, però... Io ho grande rispetto di chi lo fa, no, ma non credo che qualcuno nasca con l'ambizione di pulire il culo di tuo nonno. No, cioè, assolutamente. Qualcuno ci sono delle persone, per carità, nell'ambito caritatevole, che hanno questo tipo di ambizione meravigliosa, straordinaria. Tu dici che è un mestiere, no, come un altro, la fin fine. Ma assolutamente, ma non è che lo dico io, cioè lo dice la realtà, è una cosa, cioè lo dico io e sembra una cosa strana. È un mestiere come un altro che tutti noi vorremmo
che non ci fosse, come lui dice, in un mondo ideale non c'è la vendita del corpo da parte della donna, cioè, nel mondo ideale ci sono tante cose, c'è sempre il sole, non c'è mai la notte, c'è sempre, le acque sono pulite, siamo tutti però, buoni, non ci sono omicidi, e come, va bene, per carità, non voglio difendere l'assessore, però no, allora, ma, la libera scelta di vendere il proprio corpo è sicuramente una scelta, spesso è una necessità e non è una voglia, non c'è dubbio, come tantissimi altri mestieri, come tantissimi altri mestieri è una necessità, ovviamente chi lo fa costretto da qualcuno e non lo vuole fare, quella persona lì va condannata, non c'è dubbio, ma chi lo fa per guadagnare fa la stessa scelta degna, perché la dignità è una scelta, è una cosa che la singola persona giudica, e non la giudichiamo né io né te né la Corte Costituzionale né il Papa né l'assessore di Brescia né l'assessore di Milano né quell'altro assessore, la dignità di una persona è giudicata dalla persona che fa un certo tipo di mestiere, per cui questo è il presupposto su cui mi baso, per cui non c'è un lavoro indegno di per sé, certo il lavoro di criminale è una cosa indegna, l'assassino è indegno, il rapinatore è indegno, certamente non è indegno il lavoro di fare la prostituta, che non fa un torto a nessuno se non forse a se stesso, ma giudica lei se è una cosa indegna che va proseguita o non va proseguita, cioè mi sembra un discorso talmente logico che purtroppo si parte dal presupposto che sia l'uomo che non deve andare a zoccole, ma l'uomo è sempre, c'è sempre andato, se poi noi vogliamo eliminare questa possibilità nella nostra visione del mondo cerchiamo di eliminarla, per carità, ma non so in che modo, però ci possiamo provare a eliminare, allora, in questa visione libertà. Ma non è libertaria, libertaria, è la realtà, la cioè non è che troveresti adeguato anche se una donna andasse a cercare un prostituto? Succede in maniera limitata. Sì, ma lo troveresti indifferente? Assolutamente indifferente, certo, però succede raramente, ma succede perché le donne oggettivamente hanno più possibilità. Adesso cioè, ci sono anche donne molto ricche, perché ma soprattutto alcune, nelle classi alcune, ricche. Alcune lo fanno. Hai mai fatto il gigolò nella tua vita? Ma per carità di Dio. Lo faresti? Ma non sarei in grado, nemmeno più assoluto. No, non lo farei mai. Non lo farei non mai, lo faresti, conosco perché? Parecchi, ho intervistato tantissime volte alla radio, ma non sarei in grado di fare una cosa per questa cosa qui per denaro. Cioè non sarei in grado, non ho la struttura mentale per farlo, ma, okay. Ma mi pare una cosa che... Credo che dobbiamo liberarti da questo sequestro di persone. Ma sarebbe gradito, però va bene. Ti faccio l'ultima domanda. Ma non è... Ma d'altronde se la gente è interessata, poi chissà quando ti rivediamo qua. Ho capito, però insomma, oltre, a un certo punto quando tu hai raccontato dei tuoi all'inizio, quando eri più giovane suppongo, andavi al Mucca Assassina, che è una discoteca di Roma che era nota per la sua trasgressione. No, volevo chiederti se avevi conosciuto Vladimir Luxuria. Sì, no, all'epoca no. E se cosa ne pensavi? Ma Vladimir è un grande personaggio del mondo dello spettacolo italiano, nel mondo dell'intrattenimento italiano, che ha fatto delle battaglie nel passato, alcune le ho condivise, altre no, mi invitò a un gay pride, a un gay village prima del Covid, 2017-2018, perché io, prima di essere identificato come un nemico dalle associazioni LGBT, perché sostengo la libertà di pensiero anche di chi non la pensa come loro, sono stato un grande sostenitore di alcune battaglie sul matrimonio, prima della legge Renzi-Cirinà, dell'unione omosessuale, dell'adozione, eccetera, come è noto e come dico è. Poi però a un certo punto mi hanno identificato come un nemico, perché mi sono battuto contro la legge Zan, che era una legge liberticida secondo me, contro le esagerazioni delle comunità e delle associazioni LGBT, per cui figurati, ho grande stima di Vladimir Luxuria, alcune volte non condivido quello che dice, ma come è normale che sia, però penso che sia una donna di spettacolo più che una, ma quello è sotto gli occhi di tutti. Va bene, credo che abbiamo trattato un po' tutti i temi che erano dentro bene. Questo libro. Altri li leggete direttamente. Grazie. Giuseppe Cruciani. Grazie. Grazie a tutti, grazie all'assessore. Ah, per firmare il libro, Giuseppe, se c'è ancora tempo, lo firmi non so dove, fuori, là dove c'è quel ragazzo che sbraccia, giusto? Dal barbuto vengo. Dal barbuto laggiù.